Buonasera e benvenuti a Box Visione. Siamo in compagnia anche oggi con il dottor Roberto Pinelli di Seri Lugano. È il nostro appuntamento mensile, quindi noi siamo pronti, pronti a ricevere le vostre telefonate fin da subito. Come sapete abbiamo veramente attivato tre centralini e siamo pronti anche a accompagnarvi in questa puntata, in questo viaggio molto interessante attraverso la luce. Io l'ho scritto anche sul social, sul mio, sulla mia pagina Facebook. Molta gente mi ferma e mi chiede cosa sono i fotoni. Ecco che arriva giusto questa puntata sì. per spiegarlo fino in fondo con il dottor Pinelli. E il titolo è veramente bellissimo e promettente. I fotoni nuovi chirurghi degli occhi. Esatto. Allora, dottor Pinelli, il titolo l'ha scelto lei, come sempre. Buonasera, sì, l'ho scelto io. È ehm, voglio sempre qualcosa di provocatorio e di al fulmicotone, se no non mi diverto. Benissimo, possiamo <ride> salutare una bella ragazza Volentieri. e soprattutto una ragazza utilissima per tutti. Grazie, Benvenuto buonasera a tutti. Benvenuta la nostra Carlotta. Buonasera. buonasera. Carlotta, anche questa sera ci piacerebbe tenerti sempre con noi. Eh, ma eh, avrà il compito di raccogliere le telefonate, ricordando ai nostri telespettatori quindi eh, la possibilità di farlo in qualunque momento, esatto. dall'inizio alla fine della trasmissione. Questo è bellissimo e tutti avranno un'attenzione particolare. Credo che questo sia un, un bonus, qualche cosa in più che regaliamo con le nostre trasmissioni. Ricordo che le linee sono aperte fin da subito, quindi potete chiamare fin da adesso, ecco. quindi non dovete aspettare. Il numero lo vogliamo leggere insieme? Sì, certo, 0372 45 34 43. Molto bene. Allora, resti con noi ancora qualche minuto. Sì, certo. e, dottor Pinelli, veramente sa che mi fermano non più tardi dell'altro giorno. Sì. Mi hanno chiesto, ma questi cioè, fotoni? Sì, c'è una cosa bellissima che devo dire. Innanzitutto, io eh, que sento questo posto come la mia casa. E quindi lo devo dire, sto bene qua. E chi mi sta ascoltando e chi ci sta ascoltando sono ormai, poi le visite che facciamo e le persone che vengono a trovarci sono familiari ormai, quindi io sono molto entusiasta di venire qua. Perché ho scelto questo titolo? Proprio, magari nell'inconscio l'avevo lavorato per, per settimane, però questa scaletta, questo titolo, questa cosa qui l'ho fatta in tre secondi. Era maturata prima, dentro. E oggi è il momento di dirlo. Perché? sulla luce, che è il vero chirurgo eh, um, e che noi convogliamo sugli occhi delle persone e che ancestralmente è il mezzo più naturale che penetra un occhio senza toccarlo, per quanto riguarda gli occhi, come dice lei, è bello questo eh, eh, piacevole primato e come il professor. Fritz Albert Popp ha per primo ha parlato dei biofotoni delle cellule, lui è un micro, eh, non, è un, non è un chirurgo, un microbiologo, ma lui ha parlato per primo dei biofotoni, ha legato il suono ai biofotoni. Sembra che questa nostra trasmissione, la mia persona e noi siamo legati a, sugli occhi ai fotoni. Bene, allora andiamo a vedere esattamente perché queste particelle riescono a fare ciò che gli strumenti chirurgici francamente fanno in maniera molto più, eh, anche se elegante, da mani esperte di chirurghi, ma meno raffinata. I fotoni sono i quanti di luce e quindi un briciolo di, di fisica quantistica ma poco, quello che basta perché se no ci andiamo in un campo molto delicato. Varia la teoria sulla luce, eh? ne, ne discutevano anche a Bruxelles ai vari congressi, il congresso del 1927, famosissimo, Solveig ha fatto dei, dei, dei libri su quello, Einstein, Bohr, oppure Pauli, oppure Schrödinger. Ah, ci, sono, ci sono state queste persone che si sono riunite allora e hanno cambiato le leggi della fisica secondo il principio di indeterminazione e secondo il principio di conservazione dell'energia. Quando una particella di luce colpisce qualsiasi mezzo, ne trasferisce l'energia che non va persa, viene acquisita dal mezzo. Benissimo. La mia, il mio pensiero è stato, vedendo che avevo tre fonti di fotoni diverse con tre scopi sinergici, ho pensato, da lì sono partito, a teorizzare la, la chirurgia senza eh, l'atto la, la, chirurgico con i fotoni e poi ho cominciato a, a capire, a pensare che non solo rimodellano la cornea, senza dolore, bilateralmente, poi ne parliamo, ma hanno un effetto terapeutico e non si fermano nel tessuto, ma lo dimostreremo, qualche cosa fanno e continuano a dare l'energia nel collagene della cornea e altrove, seguendo le vie ottiche per forza, perché poi danno un'immagine nitida. Quindi miopi, permetropi, presbiti, ne parliamo astigmatici, tramite i fotoni, convogliati ovviamente dal chirurgo, quindi il titolo era anche una battuta, però una battuta di questo tipo, io sono un mezzo per lasciar fare la chirurgia alla luce. E questo mi dà un grande senso di, ehm, di soddisfazione per il mio desiderio di eliminare sempre di più l'atto chirurgico con invasività, con mezzi non naturali che non piacciono all'occhio. Tra una lama e un fotone io vorrei essere toccato da un fotone. Penso che piaccia molto anche ai pazienti perché la nostra ultima trasmissione che ha parlato di fotoni e, e di integratori naturali ha avuto veramente dei record d'ascolto e abbiamo avuto la gratificazione di... Non solo telefonate ma telefonate entu persone entusiaste, grandemente fiduciose. Quindi penso che questo sia veramente la chirurgia del futuro e, e l'aspetto sì. più affascinante. Del resto e così mh, lasciamo poi libera Carlotta, devo dire ai nostri telespettatori che qualche minuto prima della sigla sono rimasta affascinata. Carlotta ha dato il là parlando delle, mh, delle piramidi sì. e quindi della profonda conoscenza della luce che avevano gli antichi egiziani e di un fatto in particolare, ci hai raccontato Carlotta appunto, sì, esatto. e il dottor Pinelli anche in questo campo ha veramente una grande cultura, è, un gra è una grande passione però anche, sì, ma, mh, sulla nato, storia della ecco luce. Eh, io sono stato là tanti anni fa e se, se, se mi dovesse chiedere perché a 21 anni sono andato là, le, le direi che non lo so, eh, avevo studiato, ma era un'attrazione una fatale mia, quindi... Però vedete, da quel sole partono i fotoni con il finale ondulatorio, avevano capito che la natura era ondulatoria, e eh, arrivano su Akhenaton, diciottesima dinastia, e Nefertiti la moglie, arrivano con la chiave della vita, eccetera, sulla bocca, che era la chiave di Tot che portava la vita, sono tutti simboli chiaramente, ma pensare che il sole sia una fonte di raggi ultravioletti, com'è, i quali... I uva passano a bassa frequenza e arrivano, e gli altri vengono bloccati dall'ozono e quindi comunque è già filtrato. Il Sole porta la vita e i fotoni hanno un raggio ondulatorio, lo trovo straordinario. Quindi il messaggio della luce è ancestrale. Oggi noi usiamo tecnologia che produce i fotoni a basso voltaggio come loro avevano intuito. Sicuramente eh, non è una novità. Quindi io mi sento un po' come l'automobile la, ibrida no? che sta passando dall'elettrico alla benzina, ma che ha ancora tutte e due. Il futuro sarà solo elettrico e quindi avremo la luce. La chirurgia tradizionale eh, io credo che verrà eh, gentilmente e con grande soddisfazione abbandonata nei prossimi 50-100 anni. Perfetto. Allora salutiamo Carlotta. Sì, ricordo eh. ancora il numero, è sì. eh, meglio ripeterlo, così almeno...

però ci prometti che ogni tanto verrai a raccontarci come a stanno andando conto. le cose sì, sì. Certo. e soprattutto quali sono gli argomenti preferiti, più, più gettonati carini. dai nostri telespettatori, certo. così ci guidi un po' attraverso le scelte del pubblico. Volentieri. Va bene. Grazie dopo, Carlotta, allora. buon lavoro anche alle altre mh, signore che sono ai centralini e noi ritorniamo ai nostri fotoni. E quindi quali sono eh, appunto le fonti C di fotografia? Certo, esatto. Da dove li prendiamo? Da dove li eh prendiamo? Certo, è stato dove... molto bello, eh, questo, mh, questo. viaggio che abbiamo fatto no, no, nel mondo degli egizi. Ma è, è, è sempre. Molto è il viaggio della medicina. Che, um, le cui origini ci sfuggono. Noi pensiamo al passato come primitività. Dovremmo passare a pensare al passato come grandissimi livelli di modernità, dobbiamo rigirarlo. Erano dei sapienti, di Alessandria d'Egitto non sappiamo nulla, ma era andare ad Alessandria d'Egitto una volta a fare un master è come fare l'Erasmus di oggi. Cioè, Platone andò ad Alessandria d'Egitto a fare l'Erasmus e poi tornò in Grecia e diventò Platone. Ma da chi andò? Andò dagli sacerdoti egiziani di Alessandria che parlavano di fotoni. Gli Esseni, ad esempio, facevano eh, terapia con la luce. Loro usavano ovviamente i raggi ultravioletti in certi orari della giornata. Non sappiamo se avevano altre tecnologie. Noi cosa usiamo? Le riproduciamo. Riproduciamo con tre tecnologie: il femtofotone. Ecco, quindi abbiamo. Di esatto, eh certo, diciamo generatori di fotone: certo, noi siamo costretti ad avere dei generatori di fotone. E I raggi ultravioletti di, di, che usiamo nella, eh, dopo miopia, presbiopia, stigmatismo e ivermetropia come questo, e questo i raggi ultravioletti. Ah, diciamo subito, i raggi ultravioletti sono amici dell'uomo e del nostro occhio se hanno basse frequenze e lunghezze d'onda controllate. È chiaro che ci abbiamo lavorato. Quindi qui abbiamo 30 eh, mm per centimetro quadrato e 450 circa di eh, nanometri di, di lunghezza d'onda. Questo è compatibile con i biofotoni di Pop che tutte le nostre cellule hanno e che quindi l'occhio come bocca, come finestra della luce accetta meravigliosamente. Non inducono cataratta, non inducono maculopatie, non inducono una reazione termica. Ricordiamoci che l'occhio non ama il, il calore eccessivo dei raggi ultravioletti esageratamente controllati. Questo lo dicono anche i dermatologi. No, attenzione al, al Sole. Hanno ragione, ma a... Quali frequenze, a quali lunghezze d'onda? Noi stiamo bassi perché il corpo ragiona con microfrequenze basse, quindi una, anche un apporto calorico. E qui si va in nutrizione per forza, abbastanza basso per una longevità costante. Non ama i picchi energetici che potrebbero portare a una non-longevità. Quindi ecco, credo che la forza della natura sia questa. Quindi, femto. De generazione femtofotoni, li chiamiamo fotoni al lavoro. Questi fotoni riescono a non toccare una cornea e a creare una superficie naturale senza che io tocchi nulla, ma metto solo una, un conduttore di fotoni sull'occhio. Poi esiste il laser addeccimere di ultima generazione, sul quale si lavora su fotoni rapidissimi e molto, molto controllati che toccano una volta sola l'uno la corna, voi immaginate quindi che ci sono insomma, 5 milioni di spot in 5 milioni di punti diversi e alla fine esiste un'ablazione che toglie miopia, ipermetropia, stigmatismo e anche molto per i signori del venerdì sera che immagino che siano a casa mentre il ventenne mi auguro anche per lui che sia uscito a fare un giro, la presbiopia. La presbiopia è assolutamente la principessa dei fotoni. Sulla cornea. Quindi uno dice: Ma è questo cristallino? Parliamo di cornea, parliamo di non invasività, bilateralità, non dolore entrambi gli occhi. Dopo ci potrebbe essere un'altra certo, sì. domanda. Uno dice: Ma la presbiopia era progressiva. Ne parliamo dopo. Sì, 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 ne parliamo. L'ultima fonte, fonte di fotoni sono tre: i raggi ultravioletti. Come? Perché alla fine uso i raggi ultravioletti nella femtolasica extra? Perché extra? Ormai la facciamo a tutti, non è più extra. Potremmo, dire, mm -hmm. potremmo chiamarla... Ma non c'è più l'opzione di dire sì la voglio fare, non la voglio fare. Addirittura... Lei ne è talmente tutti convinto, chi... dottor no, Non sono Pinelli... convinto, ho dei risultati clinici che sto pubblicando insieme a Tomita in Giappone, del Ginta... Per cui isti... questo ulteriore passaggio finale che doveva essere l'extra diventa, fa parte ormai Dunque, integrale stiamo... della sua tecnica. Dunque, sì. Ed è suo prefetto, non, è, non è semplicemente una mia preferenza personale ma è anche eh, stiamo lavorando con diversi istituti clinici universitari quindi eh, proprio oggi ho ricevuto una mail dal professor Alio di Alicante uno scienziato che tutto il mondo conosce oppure Tomita che veniva dallo Shinegawa a Tokyo stiamo lavorando insieme che, su che cosa? Femtolasic Extra è il loro top, loro hanno un centro enorme dove fanno 400 Femtolasic Extra al giorno, noi ne possiamo fare tre, a 400 al mese. Però non è tanto quante ne fai, loro sono 20 chirurghi e 50.000. <ride> Giappone fa tutto amplificato. Il punto è che la nostra Femtolasic Extra usando Paracel è molto particolare perché Paracel è stato inventato da noi. Quindi, Paracel è riboflavina che attira questi fotoni, li trattiene e li cede al collagene, eh, oppure li cede alla cornea per solidificare un risultato visivo. Quindi Prima fonte, femtofotoni e loro riescono a creare un piano di clivaggio senza dissecare e senza taglio. Quindi ecco. questo è importantissimo perché c'è una Eccoli mini qua. invasività, non c'è dolore. Eccoli qua. È, è affascinante, questi sono tutti fotoni convogliati E con soprattutto con... non richiede la riepiti... riepitalizzazione. Perfetto. Eh? Perfetto. Quindi l'epitelio viene risparmiato in Perfetto. questo modo. Ogni volta che io faccio e convoglio questi, questi geni di intelligenza, mi creda, so, mi, mi emoziona. Eh, posso anche dire che ieri ho operato mia moglie. Ecco, allora cosa vuol dire? Una grande una, responsabilità. È stata una giornata molto. <ride> oggi lontano, vicino, eccetera. L'ho anticipato io, così eh, abbiamo già risolto il per dire. E quanto emozione e quanto credo c'è in questo. E io ho fatto l'operazione più di vent'anni fa, ma non con i fotoni, con mezzi un po' più rudimentali. Sono comunque contento, ma i miei pazienti vedono molto meglio di me e io sono contento. Quindi, ma non solo. Poi hanno altri tipi di cambiamento. Infatti mi chiedono l'integratore, quale integratore, poi ne parliamo. Quindi è vero, la puntata scorsa ha creato un'unicità nel messaggio naturale, luce e vegetale naturale per gli occhi. Sono molto soddisfatta. Quindi eh, avviso i nostri telespettatori che nel proseguo della serata analizzeremo proprio uno per uno, sempre attraverso l'utilizzo del Femto Lasic Extra. Eh, che è questa tecnica ehm, che lei ha perfezionato, sì. e se mi consente dovrei precisare, perché sono poi domande dirette che mi vengono rivolte o che vengono rivolte ai centralini. cioè Quello che viene ehm, proposto al pubblico, ai pazienti in seri, nella, 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 nella nel suo istituto? È un istituto sostanza, ormai di ricerca. Perché è un istituto. Ecco, eh, praticamente cioè, è una cosa unica, allora, non lo troveranno, ecco perché questo è un po' so, il senso domanda. della domanda. Ci chiedono ma no. piace molto, si sente in giro allora, perché ovviamente sì, sì. è molto importante sentire eh, cosa ne pensano gli altri, le persone che sono già state operate Beh, o hanno avuto un contatto per una visita, ma un, un, diciamo, io, un io consiglio. Dico, eh. ma io dico una cosa, allora... Perché non tutti saranno operati ovviamente. No, però sta aumentando esponenzialmente la Beh, richiesta. Sì, la immagino, immagino la cultura del paziente. La cultura del paziente. Su allora, al momento alcuni macchinari possono essere comprati da anche altri oculisti, altri centri. No? Cioè il, il laser fent di ultima generazione. Qualche centro all'avanguardia certo, no, sicuramente no, ne no. è dotato. Ma non sta ecco. lì il punto. E neanche gli ecimi di rigenerazione e neanche mettere magari alla fine l'extra no, è poco diffusa questa. Ma quale Femto extra e perché, a che frequenze e con che tipo di macchine? Poi le dirò: dall'anno 2017 possiamo anche parlare di qualcosa che è sotto investigazione. I fotoni fanno ben altro. Ma oggi non possiamo dire questo. E poi ricordiamoci che la Pic Curve, la Pinelli Presby Profile. Ma sono, sono brevetti suoi nostri. brevetti. Allora, quindi non, magari li esporterà in futuro, ma sì, per ora sono. Li, li esporterò, credo di sì. Sto anche pensando forse di eh, accettare proposte. O forse no, non lo sappiamo. Perché adesso è diventato come un marchio. Quindi se fa, fa, facciamo un nome grosso, perché noi. Però quando c'è la Ferrari c'è lì e basta, ecco allora un altro può fare Maserati e Lamborghini, ma noi siamo stati i primi a fare e a portare avanti la Femtolasic Extra come routine con Paracel. E allora la Presby Profile, il profilo corneale di Presbyopia che risolve i problemi, io ho pazienti a 8-9 anni già operati e anche grandi amici che vorrebbero venire qui, io me lo porto giornalisti al Corriere della Sera o persone importanti che vogliono venire qua a mio fianco a dirlo importanti perché noi giornalisti abbiamo la lingua lunga eh. e quindi se non siamo soddisfatti il, gra ci il grande chiama. Mario Pappagallo che saluto, che è un personaggio incredibile di una cultura che ha fatto tutti i libri con Umberto Veronesi quindi stiamo parlando di una che ha fatto la storia del giornalismo italiano e adesso sta un po' a riposo ma adesso io lo voglio far tornare a lavorare con me perché è un grande e non solo lui, a questo punto eh, ha fatto la Presby Profile extra con Paracel Paracel è la riboflavina osmotica. Quindi per, per chi ascolta miopia, ipermetropia, stigmatismo e presbiopia. Eccoli il punto: il paziente presbio dice: ma come? Io ho 55, 60, mi hanno detto non si può, oppure devo fare la cataratta, togliere la lente solo perché non si può curare la presbiopia in altro modo. Ecco, questo vogliamo dire che non è più così. Dirò di più con la nutrizione eh, vegetale naturale. In certi integratori, ma anche un discorso di nutrizione di cui potremmo parlare eh, ben differenziandoci dai nutrizionisti, che io non sono, però la natura ci sta dando dei segnali diversi dalla tecnologia classica chirurgica. Quindi è vero, Femto in un certo modo, con Parasella, eccetera, con questa timing e questo protocollo, è un'esclusiva del Seri di Lugano. È vero. Ecco, è solo al Seri, è solo a Lugano sì. quindi. Io sono solo a Lugano, eh, grazie sì. per la precisazione, tanti pazienti ancora mi dicono, ma lei visita Milano, a Brescia, a, a Parma, io vivo e lavoro in Svizzera. E quindi e visita anche solo in Seri. So no, io lavoro e visito e opero solo nel mio istituto in Seri e basta, ho pochi amici in Italia affezionati e i miei parenti più stretti e nient'altro. Perfetto. E telecolor. e, e telecolor. E, telecolor. Vabbè, e quindi sì. vale un occhio di riguardo per i pian di telecolor. Spero. Sì, sì, beh, vabbè, ma io sono. Sì, ci promesso. Per me, io sono molto. Io sono televisivamente, credo di essere nato qui. E anche se ho fatto tv nazionali prima... Anche se guardi, ho tirato no. schede dal passato. No, io ero, io ero, interviste su interviste. Sì, io ero il Pupilo di Trecca, io ero il pupilo di, di Fabrizio Trecca, ma tanti anni fa anche di Ruta quando della loro trasmissione e soprattutto titoli molto evocativi molto affascinanti io bellissime di, io fotografie ricordo che parlai dei top gun dei laser 12 anni fa su rete 4 con il, il professor Trecca da io ho cominciato però Bene. Telecolor è molto particolare e quindi molto particolare il pubblico Mol. di Telecolor Mol. che lei tratterà con i guanti e anche la... sì <ride> sì no dire. ma noi loro lo sanno adesso certo, abbiamo gente da sì, tutto sì. il mondo ma noi diamo una, diamo, abbiamo un occhio di riguardo per i, per i pazienti che vengono dopo le trasmissioni certo, comunque mi accorgo con grande piacere, siccome ci conosciamo io mh, tutte le volte ho un piccolo dubbio, sei anni? Sette sì, cinque o sei anni, 5, 6 anni. Eh, sì. mi pare più sei che cinque comunque ci conosciamo da un pezzettino sì. e pensare che siamo stati vicini di casa nello stesso sì. palazzo per tanti anni senza ma non ci siamo mai, mai incontrati la, non no. ci siamo mai incrociati no. e, io noto in lei una piacevole evoluzione, ad esempio questo utilizzo del paracel sì. che prima era riservato solo per il cross linking, sì. quello particolare per il cheratocono, ora sta diventando Tutti. invece sì. parte integrante del... Della le dirà di più. Quindi vuol dire che è veramente un potenziamento, un rinforzare l'occhio Ma ancora una volta sono stati i fotoni a darci il là. Ah, abbiamo fatto degli studi quello. comparativi, abbiamo visto che la. Perché se io ricordo tre, tre anni fa solo non era così no, frequente la sua ma scelta. Ma noi facciamo ricerca. Ah, ecco e questo. come facciamo con la ricerca? Importante questo. Eh, facciamo degli studi, dei multi, si chiamano mu, trials multicentrici, con altre istituzioni universitarie, ovviamente straniere. Possiamo parlare di Sydney. Alicante o a Londra, il Morfield, io l'ho collaborato con John Marshall, quindi stiamo parlando di candidati al Nobel, non stiamo parlando di... Eh. Allora, questi che hanno la potenzialità di fare questi trial, o oh, eh, Gimbel uh, uh, in, uh, in Canada, a abbiamo... Gimbel ad esempio in Canada fa, fa Femtolasique extra quasi standard anche lui, non con Parasel, che non so con che cosa, ma sta cominciando a entrare nel mondo dei chirurghi refrattivi di un certo tipo la non invasività è l'extra come Plus. Mm. Ovviamente la nostra esclusiva è che il nostro extra è con un certo tipo di vento eh, e il parasel che abbiamo brevettato noi e poi facciamo il profilo nostro. Quindi ecco, presbiopia, cornea e non tocchiamo il cristallino in questo caso, quindi non facciamo la cataratta eh, refrattiva così frequentemente come poteva essere anni fa quando non c'era questo extra dei fotoni. Questa è la verità. Abbiamo meno cataratte in evoluzione, oppure meno afflussi di gente con cataratta tradizionale, oppure curando i nostri pazienti dopo questa presbiopia in cornea, vediamo nella loro evoluzione, con integratori naturali, meno evoluzioni su cristalline di cataratta. Quindi... È tutto ancora da pubblicare, però noi abbiamo i dati clinici, quindi faremo dei lavori, adesso io mi sto linkando a 3-4 istituti e stiamo facendo i lavori paralleli. Quindi i fotoni ci daranno delle sorprese? E adesso non posso dirlo, ma nel 2017, tra gennaio e febbraio, e ne parleremo anche in questo libro, benedetto che tutti chiedono, stiamo finendo la revisione finale di questo libro sui fotoni e i difetti visivi. I fotoni fanno ben altro, i fotoni possono entrare anche in un occhio umano e andare a fuoco dove lo vogliamo noi, non sulla cornea dove vogliamo noi. Loro, li noi li focalizziamo, ma loro ci possono servire anche in camera anteriore, ci possono servire anche a livello del cristallino. E, e quindi ci potrebbero essere ulteriori sviluppi? Asso no, ci potrebbero. Avremo, io sento, una rivoluzione verso la forza della natura dosata da qualche persona eh, che chiamiamo medico chirurgo con dei titoli di un certo tipo, ma alla fine il vero atto microchirurgico lasciamolo a loro. Ai fotoni, Sì. che possiamo definire davvero amici. I fotoni obbligo. sono particelle che veicolano l'intelligenza, cioè da intusligere. La luce eh, senza la luce non c'è la vita, ma qui è una fase molto generica. In realtà abbiamo, abbiamo ben altro noi da dire sui, sui fotoni. Ricordiamoci che ultimo, uno degli ultimi articoli pubblicati due settimane fa è che hanno scoperto in America eh, che un occhio umano può percepire due fotoni separatamente, proprio nel periodo in cui noi stavamo parlando dell'entanglement fotonico, cioè due fotoni gemelli separati fa, se, si curvano contemporaneamente nella stessa direzione senza saperlo. Sì, i fotoni hanno una intelligenza che noi ancora non conosciamo, l'avevano intuito Planck e Einstein e infatti è nata la fisica quantistica. Ma il nostro occhio li percepisce quindi? Può percepire due fotoni separatamente il nostro occhio, c'è un articolo scientifico, ve l'ho citato la scorsa volta, la prossima volta ne parliamo, sì, è, stato, è stato pubblicato due settimane fa. Molto bene, allora noi adesso rispettiamo la prima pausa pubblicitaria, mi raccomando le interruzioni non vi autorizzano a scappare via, anzi approfittatene anche per continuare con le telefonate, ripeto avrete tutti la soddisfazione di avere una risposta particolareggiata e eh, diretta al vostro caso. Quando ritorneremo in studio parleremo appunto di applicazioni di Femto Lasik Extra per eh, miopia, ipermetropia, stigmatismo, presbiopia, con la mitica mi permetto di scherzare, ma è proprio così perché eh, abbiamo imparato la Pinelli Presby Profile extra e difetti misti. Questa sì. è la novità della serata, siccome eh, molti casi sono cosiddetti casi complicati, oh. che magari altri non si sentono di affrontare perché la prevalenza di una complicazione sul difetto percepito come il principale Può eh, dissuadere alcuni eh, chirurghi a, eh, a intraprendere il percorso della chirurgia refrattiva attraverso il laser. Bene, questo sarà appunto l'argomento della nostra seconda parte. Grazie. Ne riprendiamo subito, abbiamo una tabella ecco. di marcia molto serrata. Ci stanno dicendo che le telefonate sono veramente sì, sì. Eh, sì, sono emozionanti, entusiasmanti, e vuol dire che ci state seguendo. Del resto il dottor Pinelli stava dicendo che appunto ha molte richieste e che lui vuole comunque rimanere un artigiano sì. e quindi non eh, affrontare questo no. successo con una mentalità industriale. No. lui piuttosto abbiate un po' di pazienza, lui vi vedrà tutti. Beh, e... innanzitutto cominciamo a, chiamare, a richiamare certo. i, i, le persone che amano stasera. Cominciamo domani perché abbiamo delle eh, nostre robotici qui e là in serie. E domani mattina torno anch'io al lavoro, là 15 sarò anch'io, e quindi non ci sono problemi. Ma non è solo quello, è vero quello che ha detto, è molto importante e la ringrazio. Quando fai un prodotto eh, personalizzato, eh, hai due scelte. Intorno a quando c'è il grande successo, o diventi un prodotto, eh, vuoi un prodotto industriale e quindi puoi allargare in maniera, eh, vuoi una crescita orizzontale, la massa critica allarghi. Ehm, io, non, io non sono d'accordo cioè, per, per diversi motivi. Se, eh, credo che bisogna invece fare una crescita verticale: ovvero l'artigiano eh, lavora al massimo e magari se uno deve aspettare anche un mese, un mese e mezzo in più. Per un'operazione o una visita o due mesi, però per avere un prodotto di un certo tipo la gente aspetta, la gente, la gente deve, eh, conosce l'unicità di una cosa, insomma, ecco, è molto importante. Quindi, grazie. Poi, arte, artigianato, medicina, a certi livelli certo. sono la stessa. Ma è così. cosa. Ma ecco, sì, guardate che bella questa fotografia, stavo guardando, sono vecchie riviste eh, del passato, quando si incominciava a conoscere, quando. E, diciamo, il mondo della stampa, anche quella patinata, si interessava, si occupava di lui. Il talento negli occhi, no, è vero, ha un grande talento, lo ha, lo ha dimostrato. Non al caso, ve l'abbiamo detto anche in passato. Che è anche un artista, un musicista, un direttore d'orchestra. Può, può anche darsi che eh, la formazione musicale <ride> della mia infanzia. Sì, credo che la sua cultura trapeli. La, la, eh, sì, no, la, la questa ricchezza la formazione musicale della mia infanzia e la ricchezza di, di, di curiosità, che non è un mio merito, è forse legata ai geni. Quindi non, non ho meriti su questo, sono fatto così. Eh. Eh, ha, ha fatto in modo di, secondo me, di usare un po' di più che so la parte estra del cervello la visione laterale qualcosa o com, chiamiamolo come vuoi una sensibilità le co ecco infatti Comunque, spesso con i miei grazie atti. perché lei anche se le nostre trasmissioni mensili magari può sembrare che ripetano le stesse cose no stiamo parlando esatto. dell'occhio ma ogni volta qualcosa di nuovo qualcosa che ci conquista ci intriga un po' e questa sua capacità penso che faccia parte proprio eh, del personaggio dell'uomo, del, del grande chirurgo Pinelli, insomma, va eh, detto, basta, adesso andiamo sulla dire, tabella di dire questo Io penso Davvero, che si risolva, eh? si risolva um, anche in altri termini, c'è il lato umano, esatto. e il fatto che la gente capisce che io amo il mio lavoro, non è un lavoro, è una missione e ho provato più volte a, a, a discostarmi da questo lavoro e una forza superiore mi ha rimesso a fare <ride> questo lavoro veramente con dei casi clinici delle persone quando le persone arrivano già abbracciano sulla porta come se ci conoscessimo e io non li ho mai visti in realtà li ho visti eh, dentro e loro hanno visto me o qui o hanno sentito eccetera quindi esiste un discorso affettivo ma è dovuto al fatto che quando arrivo poi là eh, mi muovo a modo mio eccetera capiscono che io voglio trasmettere a loro la visione in un modo um, Molto personale. Ma sì, una persona, dire semplice potrebbe sembrare riduttivo, ma vera, ecco, una persona vera. E comunque queste trasmissioni... Ci tengono sempre molto... Frizzanti. Um, sono, sì, sono avvincenti. Un po' come la, la lettura di, di un libro, un sì. romanzo di cui sì. puoi arrivare fino alla fine. E questo deve essere anche stasera. Sì, un po' bollicini allora. allo champagne. Anche perché, le spiego, è quel, è anche perché questo libro tra l'altro arriverà, perché adesso lo chiedono... Ecco, Guarda, io non glielo chiedo Io più vi garantisco... No, l'editore lo conosciamo. No, esatto, l'editore... è Però stiamo rifinendo mi le cose, piacere. quindi io dico... Uh, primi mesi, uh, uh, anno prossimo massimo, ma il, il libro è veramente, parla della mia persona, dell'esperienza di queste cose e non solo di medicina pura. E parla per, a tutti perché è vero quello che dice lei, artigiano, entusiasmante, ama, frizzante. Amo la vita, però c'è un'altra cosa: la forza della terapia in quei momenti e il fatto che tu stia dando la visione a persona è questione di, in America dicono believer, cioè tu ci devi credere. Ci credi col cuore, dopodiché, alt, alt eh, titolo, eh, specializzazione, pubblicazioni scientifiche. Eh, quindi, abbiamo dovuto conquistare il mondo anglosassone americano con pubblicazioni, peer review, libri, non so quanti ne ho scritti, di, di, di medicina. Quindi. Questo lo diamo per scontato, che il Paracel abbia avuto pubblicazioni con Current Eye Research, sto facendo il nome di una rivista nel 2012 a marzo, andate a vedere. Ma questo non è il punto. Tu puoi pubblicare e devi farlo. La differenza è che io probabilmente vivo questo mestiere in maniera eh, scienza e arte e amore per quello che faccio insieme. Perfetto. Non so, io, parliamo... È così. Ma infatti, ma io penso che il pubblico abbia capito e ne sono convinta. Ne sono convinta anche proprio dai contatti personali che ho e, e, e mi chiedono se dal vivo è realmente una persona così. È così. È come lo vedo. Non posso essere un'altra persona <ride> sono io. Ah, no, di certo. Eh. Allora, parliamo di Fentolasic extra. E quindi parliamo della meraviglia di, questi, di questa emissione di fotoni per la miopia. Esatto. Partiamo con la miopia, perché con... all'inizio fu la miopia. Sì, infatti. Infatti il difetto, che... il difetto visivo... Uh, sì, ancora nei tempi di Barachera, o se Barachera, stiamo parlando di 50, 60 anni fa. Bota. Sono stati anche i miei esordi televisivi. Sì. La miopia, no? Il laser si diceva. Il laser. Il laser. Il laser e la miopia erano questi due grossi nomi affascinanti, molto generici. però allora un miracolo questo laser che toglie la mia eh Beh, fu dirompente comunque. Beh, io, eh, io, io ricordo benissimo i primi incontri con Tio Seiler. Adesso è a Zurigo c'è vicino di casa, praticamente ci vediamo spesso. Ma allora eh, lui stava a Dresda. Lui fu il primo a usare il laser ad eccimeri su occhio eh, umano e quindi si figuri cosa è su... Ecco, questo laser ad eccimero, che vuol dire laser coerente, che guardia lo stesso messaggio intracellulare, le cellule tra di loro con i biofotoni di pop parlano tramite gli eccimeri o ecciplessi. Quindi, questa è una cosa curiosissima. Il laser ad ecimeri è uno strumento che noi usiamo per dei fotoni, in realtà, è molto conosciuto nelle microstrutture delle nostre cellule. È un discorso lungo. Miopia. Io, facciamo così, partiamo da me ex miope. Io anni fa fui operato di miopia. Ehm, come? Con il, non la femtolasic extra, con una lasic normale. Oggi facciamo una lasic femtolasic extra. I tre fotoni tolgono la miopia. Sì. E sì. questa miopia... Comunque anche vent'anni fa era già lasic. Non Io è, ho la fatto la LASIC in cazzo. California. Beh, vabbè, la LASIC è una tecnica stupefacente. Poi, che sia in alcuni paesi più o meno diffusa, per motivi plurimi, non sempre di natura scientifica, ma di natura socio-politica, economica, questo è un altro discorso. Non c'è dubbio che i, i numeri più importanti, i numeri uno della chirurgia internazionale degli occhi sulla refrattiva eseguano la LASIC. Oggi femtolasic. Quindi, Oggi femtolasic. Sì, e poi c'è femtolasic extra. Quindi la miopia la togliamo, perché miopia significa occhio un poco più allungato, ecco qua, e quindi una focalizzazione di un raggio che non va in retina ma si ferma prima. Noi spingiamo questo raggio all'indietro, ecco si ferma prima, quindi o, o porti un occhiale o una lente a contatto oppure cambi la curvatura della cornea, per sempre. Io tra le tre soluzioni, che mi piacciono tutte e tre, preferisco l'ultima, infatti l'ho fatta, perché non volevo portare con me negli occhiali una lente contatto, era scomodo, sono delle protesi che poi per l'attività sportiva, per me, è la mia vita. Quindi liberarsi di questa, con la femmitorasica extra, ovviamente il risultato lo troviamo, è molto stabile, molto molto stabile. Bilaterale, vestiti così, vengono da noi, eh, sulla testa un copricapo di carta, quella medica, questa, eh, colore azzurro, copriscarpe, nient'altro, due gocce di anestesia, locale, topica, noi anche le gocce stiamo parlando, ci parliamo insieme, il paziente sveglio, e io gli dico, ci guardiamo un attimo negli occhi, poi passiamo, arrivano, arrivano adesso i fotoni. Vedrai questo, questo e questo e due occhi insieme. Il paziente si mette di là un attimo. E il pomeriggio, dopo 4-5 ore, fa il controllo, proviamo la visione. Prende la macchina e va a casa. Uno può anche fermarsi a Lugano a fare una serata. Ma un milanese torna a casa in macchina con accompagnatore. Ma guardi, può guidare, glielo posso garantire. Allora, questo è importante. Li mettiamo qua, come vede. Siamo qui tranquilli, ci parliamo, ridiamo. Quindi e le noi... fasi sono proprio queste: si stilla il collirio, questo, quello. Sì. È un'anestesia. Preparatorio, sì. esatto. Sì, sì. È, è, è... è un'anestesia anche se diciamo la verità non è doloroso comunque di per sé. Ma no, non senti niente. L'anestesia la mettiamo solo per la corna, eh? qualche, qualche, qualche micro goccia del genere. Poi usiamo ovviamente. Eh, C'è un ambiente favorevole, abbiamo la musichetta sempre che gira intorno, i colori nei nostri camici piuttosto che il team, è eh, un ambiente familiare e poi ci mettiamo in questa stanza piena di una luce sull'azzurro che poi è molto affine anche a quello che stiamo facendo teniamo una temperatura delle macchine, abbiamo una macchina tedesca e una svizzera, quindi dico sempre se vuoi la copertina per coprirti, avendo due macchine, una tedesca e una svizzera, la temperatura della stanza è un po' frescolina dobbiamo tenerla a <ride> posto. e quindi sì. ecco questo è l'inizio di quello che poi noi ci, ehm, ci raccontiamo e diciamo. E poi io poi vago di qua e di là, ecco, la mia musica me la devo mettere sempre perché è un rito ormai, è un rito sacrale, cioè io voglio sentire la musica mentre opero non classica, paradossalmente, James Brown o altro, quindi tutt'altro, perché se fosse musica classica poi comincio a pensare a quella, perché mi, quindi la musica però è un sottofondo che abbiamo insieme e cominciamo, questo è un fondo alcol, io non metto guanti ma eh, come negli Stati Uniti, in altri paesi, ho, eh, insomma, con questo alcol in forma di schiuma io resto sterile per 15 minuti, ho un velo, una patina sulle mani e ho molta più sensibilità in quello che faccio. Quindi la miopia, questa per tecniche che stiamo facendo è la stessa per miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, quindi questo che stiamo vedendo è un classico non intervento chirurgico, senza dolore, ecco per prepararci ai fotoni prepariamo un po' più di buio, come al cinema, c'è il momento magico, deve arrivare e allora abbiamo il buio. Io devo centrare la pupilla con una lente a contatto, non guardo l'occhio del paziente, ma mentre lavoro così guardo esattamente un monitor grande. E il, il, il centro la pupilla e poi a un certo punto con una lente a contatto la accarezzo un paio di volte, arrivo poi al centro di questa pupilla e poi a un certo punto scelgo l'attimo in cui posso dire ai fotoni di andare. Quindi, in quell'attimo io non faccio la chirurgia, lascio fare a loro, e infatti loro stanno arrivando arrivano con due cerchi laterali. Quindi il tempo è proprio questo, no, questi no. sono i tempi reali. Questo non è un filmato accelerato. No, è così. <ride> sì. Quindi è quello che starà aspettando il paziente, avvertendo... Niente. Niente, adesso vede buio e ci stiamo raccontando a volte una storia, a volte una barzelletta, a volte gli dico guarda vedi la luce rossa sono io personalmente, ecco guarda qui eh, la luce è un po' una stella di Natale, poi torna ma dopo qualche secondo finiamo, diciamo, passiamo all'altro occhio e dicono eh, è già finito, ma comincio a vedere già, eh, aspetta un attimo, poi facciamo un secondo, avrai una leve nebbiolina, si alza e dice ma comincio già a vedere, ecco vai a riposare due o tre ore supino in albergo o a casa, dipende dove sta. Ci rivediamo alle 4, alle 5, e lì sono magari le 9, 10 del mattino. Quindi noi facciamo sedute di 8, 10, 12, 16, occhi al massimo, e poi li rivediamo tutti dalle 5 alle 6 del pomeriggio. Una volta facevamo il giorno dopo, non serve più, non si può fare. Uno dice vengo domani, benissimo, ma uno dice no, io preferisco stasera andarmene a Milano oppure eh, andare altrove e questo è. Quindi miopia. Poi ci sono anche altre c'è ipermetropia. Sì, L'ipermetropia, ad esempio. Questa. Vediamo se abbiamo la, queste simulazioni che sono. Sì, sono bellissime. L'ipermetropia. farci capire com'è l'occhio dell'ipermetrope. L'ipermetrope è un po' parente del presbite, quindi, se vuoi, ecco, l'occhio più piccoletto è un poco più compatto. Quindi, se vuoi un occhio robusto, quello dell'ipermetrope, anzi quasi sì. invidiabile, ha un problema. Non ah, vede sì? nitido. Sì, <ride> esatto. cioè È un occhio molto compatto. Quindi la retina dell'ipermetro, che è una retina sana, talmente sana e stagna, che però comprime così bene questa sclera, l'occhio piccolo, e eh, è invidiabile. Tranne che il fatto però non vede niente, <ride> è lontano da vicino. Quindi, <ride> quindi se vuole. Grazie, io, insieme. da ex mio, perché ho l'occhio più allungato,. Ehm, mi sarebbe piaciuto avere una compattezza di un ipermetrope, però ecco, ormai ho risolto la mia miopia. Buono sapersi. Però l'ipermetrope... Allora. diciamo Non che generalmente... siete sfortunati no. ipermetropi, anzi la natura vi ha dotato, avete però questo no. lieve è, difetto. È insomma. talmente piccolo e compatto, è come giocare a calcio ai eh, mondiali con una palla bellissima ma un po' più piccola di quella regolamentare, non possiamo fare la partita. Mm. Allora come facciamo qui? Anche qui con la Femtola extra andiamo a lavorare intorno alla cornea e facciamo in modo che... Il fuoco vada sulla retina, quindi venga in avanti certo. e questo trattamento, eh, rimodelliamo la cornea sfericamente in modo da portare il fuoco in avanti. Sempre con FemtoLasik. Molto. Quindi facciamo a meno di rivedere il procedimento perché è lo, è lo stesso. È uguale. Cioè, Poi ce n'è un altro più interessante sul... Sì? Sulla, ma quella, un altro filmato lo vediamo dopo. Il procedimento Perfetto. è lo stesso. Vediamo... Il invece difetti. di chiarire le persone, quindi l'ipermetrope avrà rimodellato in maniera tale che il fuoco vada a cadere proprio sulla, certo. sulla retina, sì. e quindi a posto: a po è, ma, con gli è, stessi tempi tecnici. È interessante, se il mio è un occhio è più lungo, uno può dirmi: e cosa fai? Lo accorci? Beh, diciamo che sulla, faremo un disegno asferico sulla cornea che appiattisce un po' questa cornea, mettiamola così, in, in realtà abbiamo una sericità completa. Se l'ipermetrope è un bulbo compatto, uno dice, ma cosa fai, lo allunghi? Ecco, no, mi senti, lo chiedo, ma fa allungarmi l'occhio? Eh, no, no, facciamo un lavoro periferico in modo che se volevamo una collinetta, anziché scavare al centro, lavoriamo in periferia e è come se fosse allungato, diventa prolato, una cornea prolata corregge l'ipermetropia, quindi è una cosa… Stupenda. E non darà nessun problema per il futuro, cioè è quella no, no, che resta bella sana La dominiamo, certamente abbiamo a che fare con un cristallino dietro. Lui poi accomoda e quindi aiuta. Ecco il nostro cristallino, dopo una chirurgia del genere, è felice, dice finalmente: Si lavoro. mette al lavoro. Sì, ecco, <coughs> si mette al lavoro. I fotoni dicono alla natura: svegliati, cristallino, devi fare il tuo lavoro. Basta lenti, lo fai tu. Qui le cose si complicano, abbiamo una si persona complica. astigmatica. Colpo di scena, c'è l'astigmatismo. L'astigmatismo a me è molto simpatico, nel senso che eh, mi piace parlare dell'astigmatismo, perché gli astigmatici sono personaggi tra l'altro particolari, se facessimo degli studi anche sulla personalità potremmo dirla... Non dico l'allombroso, all ma vorrei, potremmo fare un bel discorso. Gli astigmatici, i miopi e gli ipermetropi sono tre personalità diverse. Statisticamente l'abbiamo visto. Al miope piace questa nebbia, intimità. L'ipermetrope è sempre accomoda e quindi è sempre sotto una tensione di un certo tipo. È un carattere di un certo tipo, a volte è molto preciso, eccetera. L'astigmatico... È quello che si considera, scusate il termine, il più sfigato, sfortunato perché gli hanno detto che non si può fare niente, è sempre un po' tristanzuolo, scettico. Quando gli dici che puoi risolvere l'astigmatismo, salta fuori un uomo, una, una donna brillante, perché finalmente può risolvere il problema. A stigma, dal greco, a privativo, punto, stigma. Gli astigmatici non vedevano, dicevano i greci, non vedono due punti separati ma li uniscono con una linea. Non possono vedere due punti separati perché hanno un, una cornea che è il retro di un cucchiaio da caffè anziché essere una sezione di sfera. Quindi hanno un Qui hanno tre e qui cinque, superficie torica. Allora, un asse va in una direzione, l'altro nell'altro e l'immagine è distorta, non riesce ad andare sulla retina. In questo caso è un astigmatismo misto, che poi ne parliamo. Quindi questa povera retina o, o sceglie di mettere a fuoco un po' da una parte o dall'altra e non ne viene fuori. Il cristallino comincia a lavorare per cercare di, di mettere a fuoco, non ce la fa e allora l'astigmatico deve mettersi le lenti cilindriche, cioè che hanno un asse A e uno B diversi, mentre invece le lenti per miopia e permetropia sono sferiche, positive o negative. L'astigmatico deve avere una specie di cilindri con assi diversi, Ma è questo? abbastanza strano, è particolare. Però oggi rendiamo sferico anche una cornea astigmatica. Come? Per evitare la regressione. Ecco, questo è un filmato stupendo. Come? Con la femtolasic extra abbiamo visto, soprattutto negli astigmatici, che la, la, la differenza extra fa la stabilità. Vede questo ovale anziché essere tondo? Questa è la correzione dell'astigmatismo. Abbiamo fatto un anticilindro e abbiamo reso sferico, Ciò che aveva una, una dimensione cilindrica e quindi abbiamo reso sferico il centro e resta stabile. Quindi è molto interessante. Molto interessante perché un risultato consolidato è sicuramente. Gli antichi egizi, per tornare al passato, curavano l'astigmatismo. Io l'ho letto in una bastaba a Saqqara, con incisioni di diamante sulla cornea. Avevano capito che un asse dei due andava segnato. Infatti la cheratotomia di una volta astigmatica era due colpi di bisturi negli assi di un certo tipo per sfiancarli e renderla. Quindi il concetto è sempre stato quello, rendiamo sferico un ovale. Eh, risale 3.000-4.000 anni fa le incisioni di diamante, non è Fiodorov 50 anni fa. Oggi con i fotoni programmati con un algoritmo non abbiamo più bisogno di queste incisioni. Molto interessante, sì. molto davvero. Veniamo alla presbiopia. La presbiopia è arrivata eh. per ultima praticamente, sì. tra le, cioè tra i difetti visivi e quello che si è approcciato per ultimo e non è ancora così diffusa no. la convinzione che sia giusto innanzitutto intervenire e che sia Ma. una... No, sì. no, la, la diffusione certo. del, del sì, pensare sì. comune eh. sì, sì. e Ma. magari anche del, dell'ambiente, allora. eh, diciamo... Io, Medico, io ecco. concordo, scusate. In fin dei conti si dice la presbiopia è eh sì, un difetto acquisito con gli anni però. Ecco, sì, perché... sì, ma dunque la presbiopia è il grande, eh, il grande mistero, no? che però c'è sempre stato venduto come grande certezza, inesorabile. Eh? Quindi è una sentenza, no? Diventeremo tutti presbiti, non c'è niente da fare. È come dire diventeremo tutti anziani allo stesso modo, non c'è niente da fare. Io personalmente ho sperimentato su me stesso che un certo tipo di attività, posso anche dirlo: Qigong Shaolin. Quindi posso dire senza combattere, senza andare in palestra, e la nutrizione mm, un processo Sa di: Sa che io un non fi, so fi, cosa sia, un, cos no, cos è, no, cos è. no, è il Ci, il famoso Ci ah, il il è, è la che fa parte dello Shaolin Kung Fu, è una parte. Ma non è combattere, è, è, è poi c'è anche il combattimento. Ma prima c'è la preparazione di come gestire e sviluppare il proprio ci, e i cinesi, eh, il ci per il loro è l'energia vitale, l'energia vitale è il ci, ehm, scritto il QI. Il ci, Gong è l'arte di gestire il ci, e Shaolin Kung Fu è la conseguenza. Poi di il corpo cambia, l'energia si distribuisce, ma anche qui l'alimentazione è questo. Cosa succede però nella presbiopia quando tu hai un certo tipo di presidi naturali? Non è vero che è inesorabile per tutti allo stesso modo. Due, non è vero che non si può bloccare. Tre, non è vero che è progressiva necessariamente. Gli occhiali sono progressivi. Se tu continui a dare un occhiale sempre più positivo, due, tre, quattro, a una persona... Non fai altro che indirettamente dire al suo cristallino vattene in pensione perché questa accomodazione non è più sufficiente, sei stanco, ti mollo, ciao ciao e metto delle lenti davanti. Quindi queste lenti più le usi più le vuoi, più le vuoi più ne vuoi di più forti e qui avanti avanti. Diventano lenti di ingrandimento, non di presbiopia, è una magnificazione, ma la presbiopia è un sintomo. Al primi sintomi di presbiopia, che arriva a 45-50 anni, come i primi sintomi che possono essere l'età cambia, eccetera. lì bisogna agire a tutti i livelli: nutrizione, attività fisica, cambio della, della percezione di sé, cosa voglio dalla vita, voglio, mi piace quello che faccio, eccetera, e rimedio alla presbiopia. Come? Femmtolasic extra. Con, beh, abbiamo studiato questo nomogramma, Presb profile. C'è un profilo corneale tale che la fa sì curve. Si, si chiama, chiama Picur. adesso è Pesby profile perché certo. è diventato asferico. Allora abbiamo scoperto che c'è un profilo corneale brevettato e realizzato che stimola il cristallino a accomodare di nuovo. E quindi le persone vedono lontano e vicino. E abbiamo dieci anni di post-operatorio di gente che non ha né la cataratta. Nella presbiopia che è tornata. È chiaro che è un argomento controverso. Non posso avere tutti d'accordo, magari fra 50 anni, quando, non so, 40, 30, 20, prima, diranno sì, sì, avevo cominciato quello là e altri. Ma in <ride> realtà... Sì, perché è così che poi succede. no? Ti danno le medaglie quando non ti interessa più, cioè a me non interessano sì, adesso. Prima più. le davano dal pazzo, ad esempio, a fare due occhi insieme, la bilateralità, mi ricordo. Sì, ma... Eh, Oggi invece... Ma, Possono Molti darti dell'originale, però quando hai dei rischi... No, no, pensavano che lei rischiasse troppo. Che Ma fosse il un fatto rischio... di rischiare... Sì, beh, rischiare troppo invece bisogna vedere lei... cosa significa. Eh, Scientificamente infatti. dire rischio e non darmi giustificazioni scientifiche di pubblicazioni non lo trovo... Eh, io invece posso dire che uno troppo prudente fa un occhio per volta, a volte per prudenza, a volte perché il DRG non gli consentiva in ospedale di farne due. Quindi è più importante seguire una regola socio-economico costretta o è allora, un privato? Fa quello che ritiene etico fare, come può farlo? Su basi scientifiche, pubblicazioni scientifiche e la bilateralità oggi sta aumentando nel mondo tantissimo, quindi non sono l'unico. Sicuramente sulle cataratte bilaterali siamo proprio tre o quattro sul pianeta, ma sulla chirurgia refrattiva bilaterale, io fui il primo, me lo ricordo, in Italia, il primo assoluto nel 97, me lo ricordo benissimo, ma poi adesso. Sono arrivati anche gli altri. Quindi è normale, l'avanguardia è la parte che rompe il ghiaccio davanti, poi arrivano gli altri. L'importante è che chi fa avanguardia sia eh, vero, sincero. sia solido, inattaccabile. Inattaccabile perché... scientificamente abbia pubblicato. La scienza è così. Vede, se io facessi un quadro di talento nessuno può dire niente. Eh, piace o non piace e quindi c'è il talento. Quando c'è talento in medicina va condiviso. Ippocrate sceglieva gli allievi dalla natura, la bontà e il talento, non dalla memoria. Giusto? Allora, oggi una persona. non sono così preparata su Ippocrate. Allora, posso dire, per ce Ippocrate molto... cioè, sì, no, ce l'avevamo no, anche. Ce l'abbiamo sempre fa. avuto in studio e ce l'abbiamo ancora. Ecco, no, però Adesso... voglio dire questo: attenzione, um, parliamoci chiaro: abbiamo tanti colleghi fantastici. Cioè io, quando vado anche dai miei colleghi oculisti o medici, trovo dei, 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 eh, dei, delle persone fantastiche. Io voglio fare eh, la pripista, ma è la mia natura, ma in realtà ci sono grandi oculisti e grandi medici in Italia, in Francia, in Germania, sono tutti amici. Però c'è da dire questo, ammettiamolo, oggi una persona con una buona memoria può laurearsi e diventare oculista e chirurgo. Se ha una buona memoria. Bene, uno con una buona memoria può diventare un pianista. Ma Michelangelo aveva talento, suonava in modo diverso. Un grande pianista cinese, può essere anche 50 cinesi suonano perfettamente perché hanno la tecnica e la memoria. Ma il suono di Rubinstein era quello di Rubinstein, il suono di Michelangelo, Michelangelo il suono di von Karen era von Karen con i berlini. Allora, perché non rimettiamo il talento di medicina oltre alla scienza? L'abbiamo tutti talento. Io ho il talento di questa natura e un altro di un'altra natura. Dopo l'illuminismo si è formata una standardizzazione. Io credo che invece dovremmo sfruttare questo mer lavoro meraviglioso per rimettere l'amore per i pazienti. Mm. Ecco, l'abbiamo detto prima, io non l'ho letta questa frase, ma sono no. d'accordo con lui. Sì, infatti, Ippocrate per i, per i più è famoso per le sue frasi, che erano già lungimiranti, ricordiamoci che è stato proprio ma, il padre della medicina moderna. Ma insomma. curava anche con gli argili ultravioletti e eh, curava anche con la luce, quindi lui è sculapio. grande. grande. Sì, sì, ma e ecco. E guardate poi la data, è vissuto tra il 460 e il 377 a.C. Interessante eh? la parte interessante. centrale, né in eccesso né in difetto, vuol dire, come noi diciamo i fotoni, a, a b, eh, voltaggio moderato mm. lui aveva capito che il corpo è un diesel non vuole le strappate e le grandi frenate mamma mia ci fanno cenno che abbiamo già esaurito la nostra sì, seconda parte sì, sì, sì. però noi dobbiamo ricordarci di parlare dei difetti misti allora eh? veloci cioè dei no, rispettiamo la pausa e lo facciamo Va subito bene. dopo così teniamo eh, avvinghiati i nostri telespettatori vi aspettiamo telefonate eh, mi raccomando obbedisco Eccoci qua, eh, come sapete noi siamo in diretta quindi stiamo portando avanti la serata con voi e um, mi fa piacere che c'è molta risposta, molte telefonate. Stiamo parlando di temi che riguardano solo nel, nel paese nostro, l'Italia, anche se il dottor Pinelli ha scelto di operare in Svizzera però è un italiano, pensate, in Italia sono 20 milioni le persone, gli italiani che soffrono di problemi di vista, quindi ecco perché queste trasmissioni piacciono molto, ci tengono veramente, ci costringono a questo appuntamento mensile, perché c'è una richiesta molto, molto importante, tra cui la ripartizione più o meno, eh, se, le, se le statistiche sono aggiornate, 12 milioni i miopi, 5 milioni gli ipermetropi, 3 milioni gli astigmatici e 25 milioni i presbiti. <ride> è una cosa veramente sì, è così. incredibile. Le persone possono decidere. È di, incredibile. Di, di, decidere ecco di... perché ci sarà sempre più richiesta, sempre più persone che eh, desiderano eh, emanciparsi beh, insomma, da, beh, dagli eh, occhiali e dalle lenti a contatto. Sì. Chi per motivi professionali, sì. chi per motivi proprio personali, perché a volte soprattutto i presbiti che hanno visto bene tutta la vita, è una condanna. Ma eh. Eh, sulla presbiopia io sono d'accordo in mm -hmm. questo senso. Eh, quando uno diceva, prima lei ha detto una parola interessante che possiamo valutare in, con diversi tipi di sfaccettature, però io prenderei quella che a me eh, colpisce di più come significato. Quando dice ma ancora oggi la presbiopia si dice se è giusto farlo. Sì. Interessante, sì. perché giusto vuol dire etico oppure corretto oppure... Perché oppure eccetera. Allora, io credo che se tutto sta evolvendo, anche l'entusiasmo dell'età no, dell cellulare che abbiamo, e che non è quella anagrafica, si è capito: ormai bastano eh, due anni o tre di pubblicazioni, si è capito che l'anagrafe è un ufficio prestigioso, bellissimo, dove si catalogano delle date. E ti porti la tua carta d'identità con una data e passaporto. In realtà la tua età cellulare è uno sviluppo negli anni ben diverso da un tuo coetaneo in avanti o indietro, porti bene o porti male la tua età. In realtà la tua età anagrafica non esiste, esiste la tua età cellulare. L'anagrafe è necessaria per catalogare delle persone, eh, giustamente, no? Ecco, ma eh, tant'è vero che in certi paesi primitivi non c'è né anagrafe né carte d'identità, però tu vedi uno, non sai che età, gli chiedi quanti anni ha, manco lo sa. Gliene dai più o meno 35-40, magari ne ha 20, oppure magari ne ha 60. In Papua Nuova Guinea, gli mostra 40, c'è un fisico bestiale, poi vai a vedere cosa mangia, come vede benissimo e accomoda, quindi questo è un altro dei misteri che io ho constatato di persona. Allora, perché è giusto la presbiopia? Perché uno, quando si sente un chiare per il vicino, che lo data, che, gli fa un, che lo condiziona, che lo, tra virgolette, invecchia a livello psicologico, eccetera, e non solo, allora io lavorando sul fatto che glielo rimuovo e lo tolgo con una tecnica bilaterale indolore dolore veloce, ho notato delle cose straordinarie che spero che eh, eh, magari che qualche paziente chiami e lo chieda, non lo so, nell'ultima parte, le persone cambiano, sono più scattanti, si sono liberate di un peso, ma quanti anni ho, Stefres Biopia, gli occhiali, c'è meno... Gli uomini meno mastro geppetto, non so come dire, le donne si sentono meno. È la verità, ce cioè lo vedo io. Si ricorda anche il paziente che ho portato la settimana scorsa. Sì, sì. A parte che lui è sempre stato un super. Però aveva degli occhiali per vicino, delle cose, aveva un'altra postura. E quindi la sua età cellulare di conseguenza, che poi siamo un tutt'uno, mente, corpo e spirito, si, si era convinta di avere una certa età. Quando torni indietro e la togli, sei più eretto, diverso. Ti viene voglia di controllare di più quello che mangi, non so. Qualche cosa che cambia, ecco, diventerà scienza questo che cosa che cambia, però lo vediamo. Non è una cosa transitoria. Non è un entusiasmo di due giorni, non sono presbite, no, no, no. no, no. È una cosa che poi resta un, anche una luce nello sguardo. È una nuova energia. Sì. Assolutamente sì, ma soprattutto la propria età cellulare, poi possiamo anche continuare sul discorso di età cellulare e usuliamo dal, dall'oculistica, dall quindi non voglio uscire fuori, fuori tema. L'anno prossimo però da voi qui a Telecolo si può benissimo affrontare un tema eh, incredibile sulla natura perché voi fate tante cose in quest'ottica e, e di questo vi ringrazio perché posso parlare di queste cose, eh, però l'età cellulare viene sferzata in positivo Togliendo la presbiopia. questo è un dato di fatto. Stasera non avremo molto tempo per parlare di cataratta. Le vi dico solo una cosa: sono poco meno di mezzo milione gli italiani che si sottopongono in un anno all'intervento di cataratta, e anche qui la cataratta è una mazzata. Cataratta uguale senilità. Sì. Ecco. Poi vedremo nel corso, magari, delle prossime puntate. Come invertire anche la rotta, qui perché già molto è cambiato. Eh, nel diciamo subito della una cataratta. cosa: le cataratte che noi vediamo dopo interventi corneali ben fatti e accomodazione riattivata ri, 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 sono meno evidenti. Ne facciamo, ne abbiamo tante richieste di cataratte avanzate che vengono, ma con già diagnosi fatte altrove. I nostri tornano raramente dopo la cornea con cataratta, rarissimamente. Questo è un altro studio che stiamo facendo. Beh, questa è veramente sì. una buonissima notizia. Sì, Però la cataratta esiste. E quindi, ecco, però attenzione, il cristallino è un metabolismo, la cataratta è un'opacità dovuta a diversi motivi. Stiamo cercando di capire come rallentarla, posticiparla. Cioè, è tutto under investigation. E questo diciamo, è proprio è anche il campo cioè, che, che la vede molto impegnato nella ricerca, sì. oltre che nel, voglio dire, anche per convinzione personale, il campo della, dello studio di quelle sostanze naturali, come abbiamo detto Ma, la volta scorsa, sì. che noi possiamo integrare nell'alimentazione, allora, oltre che integratori veri e propri. La cataratta è un intervento chirurgico, Dunque, io sto che, con lei, bravi chirurghi sì. in Italia, stiamo parlando italiani, va bene. A parte che c'è gente in streaming anche dall'estero, da New York, dalla Cina, lei lo sa, qui stasera sì. ci sta. Mi vuole far tremare? No, no, voglio dire, abbiamo tanti in streaming perché a Lugano arrivano da tutte le parti del mondo, io lo dico, vanno in streaming. Allora Ma... li salutiamo tutti. tutti. Veramente. Però voglio dire, la cataratta esiste, esistono ottimi chirurghi di cataratta, noi facciamo anche le cataratte per lontano e vicino, quindi è una, per noi la chiamiamo l'opportunità per vedere lontano e vicino. Quando c'è cataratta, però, almeno un po', quando non c'è, facciamo la cornea. Però attenzione! Stiamo studiando il metabolismo del cristallino, perché il metabolismo crea de delle sostanze che non vengono desossidate, come antiossidarle, eccetera, eccetera. Qui mi fermo questo è un campo che mi piace moltissimo, piace mi ha detto però che devo pazientare fino all'anno prossimo. E eh, starò non possiamo brava. stiamo facendo uno studio multicentrico, no, no, Sarò bravissimo. E qua, nella, e stiamo, e si tratta di ricerca e sviluppo RD legati a due grossi eh, enti, enti, uno svizzero e uno americano. Adesso non ne possiamo parlare. Sappiate però che ci stiamo lavorando. Insomma. Quindi ci potrebbero essere. Ulteriori sviluppi. Intanto ma anche li operiamo presto. con grande successo, sono tutti contentissimi, certo, però certo. il lungo anche qui eh, sarà diverso. I questi fotoni ci sorprenderanno. E qui mi fermo. Allora, i difetti misti non possiamo dimenticarli. Porca. Perché ad esempio si stava dicendo che una persona può essere miope nello stesso al contempo poi. Presbite. Diventare presbite. O essere mio per presbite, perché se mm. ha 55 anni ed è mio Ma anche gli astigmatici a astigmatici volte sono irregolari. Oppure mm. uh, ipermetro per presbite. Mm. Si possono correggere con il presby profile. Sì. Certo, si possono correggere sulla corda. Ma i risultati sono inferiori, cioè quando no, c'è no. un difetto... No, così? il profilo è diverso, è calcolato diversamente. Cioè è diversa quindi l'algoritmo, ah. certo. No. È Ma la, invece l'intervento, tra virgolette, perché di, si tratta classico. di non intervento, è quello che abbiamo visto prima. Prima, Femtorasic Extra. Poi in alcuni casi si eh, lavora con un algoritmo A, B, C, D. È chiaro che il caso classico per cui la Presby Profile nacque era quello che vede bene da lontano e è solo presbite, Che paradossalmente per me è il top e per invece la letteratura medica è stato... Il più difficile perché dicevano operi un vedente, no? E io dicevo sì, però è un ipovedente da vicino. Quindi non opero un vedente, opero un presbite che è ipovedente da vicino, quindi ha un difetto visivo che giustifica un intervento. Erano quasi rassicurati, i miei detrattori inizio, dicevano, ma oh, se non ha un difetto da lontano e la presbiopia, com è, eh, come la pensi, tu operi un vedente di dieci decimi, sì. Dieci decimi da lontano, ma un decimo da vicino, quindi io opero un ipovedente da vicino, quindi sono più che giustificato. Se so esattamente che riprenderai dieci decimi là e i dieci qua, non posso ovviamente correggere qua e renderlo con un difetto per lontano, questo è scontato. E so prof... che in passato si è fatto anche una cosa mista, tipo un occhio sì, sì. vede da lontano e un occhio invece vede da vicino, ma... quindi in questo senso si è. Fatto un po' un. Ma devo dire che anche qui evolve. mix. Ma ehm, eh, no, eh. questo mi, mi scontenterebbe molto. No, era, eh, questo è, ha avuto un'evoluzione. Mm. Si chiama Monovisione. Ma in realtà oggi è una micro-monovision o blended vision. Eh, sì, noi facciamo gli occhi entrambi. Chiaramente in alcune situazioni possiamo giostrare su un lieve equilibrio tra i due. Per lontano e vicino, a seconda dei casi, ma la monovisione, quella classicamente un occhio sì, uno no, eh, è rara, molto rara. Io la pratico in maniera eh, mirata in alcuni casi, non so, l'ambliope, l'occhio pigro, eccetera. Oggi si chiama blended vision, eh, come una visione eh, di panvisione, lontano, medio, vicino tutto. Molto interessante, sì. molto interessante. Ha voglia di parlare un attimo del carattocortico? Sì, è quello certo che, che voglio. Sa, ecco. <ride> no, no, perché eh, c'è sempre di Ma parliamo di chi, fa il chiarato, di chi ha il cono Magari è, è davanti alla TV da un'ora e mezza e dice eh, di me non parla, non parla. Eh, infatti, sì, no, hai ragione. Perché questo ci consente anche di parlare del cross-linking, quello osmotico, quindi transepiteliale, quindi di sì. paracel. Paracel che adesso cioè, non è più un appannaggio solo per chi ha il cono no. ma per tutti attraverso la LASIK extra, sì. no? perché tutti usufruiscono eh. di questo gel che di, poi... La riboflavina. Esatto, riboflavina. Uh, vitamina B2. B2. Dunque, la, la vitamina, dunque, il cheratocono, cominciamo a dire così, è un astigmatismo irregolare, quindi famiglia degli astigmatici, ecco perché dicevano strani. Uh, la, è sottostimato, cioè sottodiagnosticato. Però il problema è relativo. L'incidenza era una 10.000, però più alta nei luoghi chiusi, dove ci si imparenta tra eh, consanguinei con più facilità. Mm. Questo è stato uno studio, so. Valli chiuse, zone chiuse, isolani, altro. Questo era uno delle. Però a volte vedi uno che ha solo un keratocono è perfetto in tutto allora, quindi ha solo un una, sì, solfato, è tipo uno, cioè il collagene corneale un po' più lasso e tutto il resto eh, non ha collagenopatie. Nelle collagenopatie genetiche generali, quindi marfana, c'è anche il keratocono, ma quello. Però sono vista nel casi campo delle rare, malattie rare. No? Ecco, però ad esempio l'altro giorno abbiamo avuto, abbiamo fatto una cross-linking trans-epiteliale a un ragazzo. Eh, fantastico con una sindrome cromosomica che aveva anche il keratocono è stato forse uno degli interventi più belli perché lui si, eh, nessuno voleva insomma mh, farlo. Sì? Sì, per certi motivi che. In questo caso eh, cosa abbiamo fatto noi? Sì, perché sa, la sindrome cromosomica è un po' pesante eh, può avere anche invece questo ragazzo è stupendo, e gestibilissimo. Ma quindi era un ragazzo down non ho sì. capito. Ah. Fantastica, una, una cosa meravigliosa e bravi in anche i genitori no, intopica, che... in quindi eh, è come operare una tigre un gatto eh? cioè intopica, una meraviglia è stata una grande sì? esperienza per tutti, ci vogliamo un bene dell'anima genitori, noi, ormai è diventata una famiglia, anche questo ragazzo abbiamo bloccato il carotocono, perché non farlo? No. adesso, questa, questa signora sta facendo un crosslink transepiteliale questa signora sta facendo un trattamento bilaterale con i fotoni e Paracel e un enhancer, Quella, quelle gocce che avete visto è qualcosa che aiuta e accelera la penetrazione della riboflavina nella camera anteriore e nello stroma, e quindi già osmoticamente, ecco, quando vedete la decentramento e poi arriva all'interno, perché prima si parte all'esterno, poi c'è il tracking che va all'interno e porta il centro acqua. Come vedete brillano, è quasi. Eh, sembra un film di, eh, di fantascienza questa cosa. Cioè questa persona ha Paracel, vedete lo stiamo iniettando sopra l'occhio, gocce lo stiamo buttando, l'ago non servirebbe neanche, potevamo fare a meno, è un microago, si potrebbe anche fare con una pipetta di, di gomma, che è la stessa cosa. E io sto cominciando a alternare di qua e di là perché abbiamo messo Paracel prima che entrasse in sala, quindi l'occhio era già pieno. Questo è i fotoni sulla, sui due occhi. E questa persona con che. Ma la percezione è fastidiosa. Ma, ma, vedono una luce rossa, eh, una luce gialla, pardon. È come per loro: <coughs> è come eh, l'effetto che c'è di una lampada abbronzante, una cosa normale, una spa, non so come dire, non è un intervento. Questa signora ha fatto bilateralmente questo intervento. Aveva un cono frusto molto iniziale, però insomma andava fatto. L'astigmatismo irregolare si è abbassato. E questa signora oggi gira senza lenti di due astigmatismi. E quindi la vista migliora nei giorni successivi? Beh certo, perché l'astigmatismo si abbassa e quindi è più correggibile. Se portavi degli occhiali, a volte con occhiali più fini, vedi un paio di linee in più. Perché alcuni con il corato non arrivano a 10 decimi, si fermano 8, 7, 6. E poi gli dicono, quando cali un po' e si opacizza un po', farai il trapianto. Quindi queste persone sono tristi, dubbiose, preoccupate. Trapianto, cosa vuol dire, eccetera. Certo. Noi lo blocchiamo in questa maniera, la percentuale di trapianti nostra dopo il crosslinking è, è lo zero, io non ho ancora visto una persona che ha fatto il trapianto. Sicuramente a volte ci arrivano dei casi veramente avanzati, disperati, ma sono rarissimi. Ma ha visto, non tocchiamo l'epitelio, questa no, persona infatti, non ha male. Ecco. Forse vale la pena di, di ripetere che questo suo brevetto, brevetto internazionale. Si chiama Epi On, cioè lasciamo l'epitelio al suo posto. Eh certo. Non tocchiamo, un'altra volta non tocchiamo l'occhio. Vedi, nel momento in cui tolgo un epitelio, io faccio qualche cosa di chirurgico. Eh sì, è una piccola ferita quindi. Ma, perché... ma, ma domandiamoci cosa succede poi: dolore, lenta contatto, un'altra per volta, l'altro fa qualche mese. Ma scusi, ma io mi domando questo. Abbiamo parlato con i padri, Seiler, Volensack, Spohr, adesso hanno detto sono vicini di casa, li vado a trovare. Loro hanno detto che hanno tolto l'epitelio nei loro prove di laboratorio, perché pensavano, che facendo esperimenti su occhi di maiale, peraltro in laboratorio, l'epitelio del maiale è talmente spesso che era meglio toglierlo e hanno fatto i primi prove di laboratorio così. Poi hanno detto senza epitelio noi abbiamo visto questo e hanno fatto sugli umani senza epitelio. Poi è arrivato bro, Boxer Walker a Los Angeles e il sottoscritto là in California che abbiamo teorizzato per primi di non toccare l'epitelio. Ci voleva una ribofalvina che penetrasse, però, perché il vecchio dogma era senza epitelio penetra, se lascia l'epitelio non penetra. Non è vero perché se non fosse, non fosse, se non fosse vero ogni collirio allora dei glaucomatosi che lo prendono tutti i giorni, uno cosa fa? Si, si epitelizza tutti i giorni? Per farlo penetrare? Ci mancherebbe? No, e allora? Perché ci mancherebbe con l'iri e lì invece bisognava agire? Perché bastava trovare una soluzione, fare allargare paracellularmente le cellule, aprire il e poi si richiude. Ecco perché si chiama paracella. Le, le porte si aprono tramite l'osmosi, che è un messaggio naturale. Molto interessante, questo le ha fruttato appunto... Beh, questo ha un, aperto la fama strada. internazionale e è stato interessante. Beh, adesso guardi... Adesso eh, devo... questo... lo ormai fa... Esatto, lo usa. Eh. No, adesso ormai il, eh, la metà dei chirurghi, c'è anche una, una CLX USA, una società che si è, è fondata da poco, un cross-linking eh, USA, americana, che... Fa solo questa tecnica, quindi mi supportano moltissimo, con uh, Roy Rubinfeld, eh, eh, Trattler, eccetera. Quindi Potremmo... sono amici che hanno, sono venuti da noi e poi sono, hanno cominciato. C'è una società americana che adesso fa solo transepiteliale, quindi questo è per noi è un onore. Eh certo, sì, perché vuol dire che è stato recepito anche il... Il metodo rivoluzionario, è, perché abbiamo tolto il dolore, sì. <coughs> dato la possibilità, eventualmente anche di ripeterlo, perché sì. può essere ripetibile, non, non è necessario. No. Lei ci dice non di sarebbe, solito, no. però eventualmente è talmente è poco possibile. invasivo o invasività zero. Che ma io le posso dire una, faccio un altro nome: c'è cioè Center, uno dice: eh, Singapore, Tokyo, a Tokyo hanno. Uh, era, sono dentro in 300 a lavorare, ma hanno celebrato il mese scorso i 2 milioni di occhi trattati, 2 milioni in questo centro. Bene, femto lasic extra o lasic extra è diventato lo standard of care. Molto Beh, interessante. È una bella soddisfazione. E poi i tempi si sono ridotti moltissimo. Il dolore. Uh, da un minuto è... e mezzo fino a due minuti per occhio sono sufficienti? Per bloccare un carattere. Con, con una media invece di 30 minuti prima. Una volta senza IP off 30, poi vi farlo anche accelerato 20, 10, comunque ragazzi, eh, io ho visto dei um, um, risultati francamente non equiparabili. Sebbene si possa fare, però ecco con un post operatorio, un epitelio più fragile si ricresce, possibilità di haze eh, che non abbiamo. Ecco, e questa tecnica di immissione del collirio è quella che lei fa al termine anche del, dell'intervento bilaterale per la miopia, per esatto. cioè la presbiopia. Finita la femtolasica po, finita, extra. Ci sono questo paio di minuti invece da oh, dedicare. Oh no, molto meno. Eh, là, sì. no, là, non avendo il cheratocono, eh. là non c'è niente di irregolare da fissare. E quindi, e quindi viene... stiamo tra i 40 secondi al minuto. Ah, e si fissa però sempre con i raggi ultravioletti. Certo. Quello è importante sì. perché quello dà il, il via a... Raggi ultravioletti... E fissano la riboflavina e il collagene assorbe. Però stiamo meno tempo perché non è un difetto irregolare e quindi non c'è da fissare un keratocono, c'è da fissare un risultato regolare. Quindi facciamo Molto. è interessante davvero, bene. Sì. Quindi a, a corollario diciamo dell'intervento classico che abbiamo visto prima. C'è poi questo passaggio. Sì. Molto interessante. Sì, molto. Sì, sì, sì. So che lei vuole ancora eh, spendere qualche parola ehm, sugli integratori, sulle sostanze naturali che abbiamo visto l'altra volta che possono aiutare eh, l'occhio, oh. la retina. Io, anche, in io modo consiglio sì, Ecco, sulla retina ho parlato poco, però direi, vorrei dare notizie eh, confortanti, perché quando si parla di retina si parla sempre di eh, una tristezza inveterata e di una irrisolvabilità di alcune situazioni. Chiaramente se la retina diventa una patologia dopo una sentenza cronica e c'è un controllo eh, eh, ogni tanto e non c'è speranza, lei capisce che uno come me è frustrato e vorrebbe cambiare mestiere. Quindi io non la vedo così e abbiamo preso la retina in altra maniera. Eh, ci sono delle persone di un certo tipo, lo parlavo prima, che non possiamo nominare, che stanno arrivando per capire cosa hanno alla retina. E, hanno fatto di tutto e non sono migliorate, hanno fatto di tutto e non sono migliorate, allora eh, stiamo lavorando sulla possibilità di sostenere una retina o addirittura anche una serosa centrale, quindi che non è un problema eh, che riguarda gli anziani, ma anche i giovani, raro, dove ci formano delle bolle eh, edematose eh, che può regredire, oppure maculopatie Sulle, esatto, sulla macula, eh, edematose, proprio. oppure maculopatie secche che vanno un po' meglio, comunque questo discorso. Allora... Che poi i numeri del futuro saranno impressionanti per quanto Sì, Però vede io ho un'impressione strana. Eh, guardiamo le pubblicazioni scientifiche, la meta-analisi che abbiamo fatto l'altra volta, da tutto il mondo ci sono pubblicazioni. Esiste le, una qualità di alimentazione e degli integratori formidabili che hanno un'affinità col tessuto eh, dei fotorecettori con i bastoncelli e di retine di macula irrinunciabili. Le vedete l'altra volta. Noi abbiamo il nostro brevetto, quindi lo presenteremo finalmente qua col prodotto, finalmente ancora con voi. Sicuramente lo voglio fare. però luteina quanta e come? In polvere, come ho detto l'altra volta, Zeoxantina, sono nomi. Eh, uh, mirtillum nigrum, mirtillo nero, che non è il mirtillo rosso, e un regime di alimentazione vegetale naturale. Io personalmente la vedo così. Poi, la, i gruppi sanguigni chiaramente è un regime fantastico, geniale, però porta eh, anche altre sostanze che io eh, eh, personalmente ho ridotto. Quindi io sono un po', per me ho fatto un po' un misto e ho fatto qualcosa. Una fusione, sì. Ho certo. fuso, sì. Prendendo, ma credo che questa sia la cosa... È un bel messaggio questo, è un po' anche la mia filosofia, prendere il meglio da, da ciascuno, quindi orientarsi, tenere magari il filone principale, quello, ma eh, poi adattare. Anche perché siamo tutti proprio, diversi. Sì, al proprio a spinto, parte e alle proprie... Perché sostanze. i gruppi sanguigni sono quattro, benissimo, fantastico, però noi siamo ancora più diversi. E quindi c'è da... poi grandi medici... Bisogna calibrare proprio... A... Sì. Io ho notato ad esempio in Adesso Campbell, nella vegetale naturale, China Study, ho trovato una grande cosa, oppure in certi tipi di, anche di centrifugazione nella vegetale naturale, oppure proteine 8-9% na dalla natura, leguminose piuttosto che ehm, proteine non animali. Ecco, Anche su questo sto lavorando. Comunque, torniamo all'occhio. Luteina, resveratrolo, virtilo nero e altro che vi diremo fa parte di questo brevetto, fanno sì che l'occhio abbia una grossa sostegno alla retina e quindi poi anche ad altre strutture, la cornea, ad esempio il glutatione, il glutatione è una sostanza che è detta la molecola della longevità, il glutatione viene prodotto dal nostro cristallino, Se pensi un po', il nostro cristallino produce il glutatione, lo manda in camera anteriore e con la vitamina C. Di cui lui è pivot nei due ruoli della vitamina C, acido e sale, ecco, eh, acido scorbico e scorbato. Elimina il calore in più di raggi ultravioletti quando sei al mare, eh, oltre questa soglia bassa, viene eliminato e neutralizzato in camera anteriore per non portare l'alta temperatura in macro. Sono affascinata, mi dispiace doverla interrompere, ma. Comunque. Abbiamo lo stacco pubblicitario che ci porta dritti, dritti all'ultima parte e a qualche telefonata, qualche testimonianza. Tutti comunque, ma proprio tutti e siete numerosi, eh, voi che avete avuto la, la gentilezza e, e la voglia di telefonare e lasciare i vostri recapiti, tutti sarete richiamati, tutti avrete una risposta ai vostri quesiti, ai vostri dubbi, qualsiasi sia la natura. Grazie, ci vediamo tra un paio di minuti. Molto bene, eccoci qua, non hanno perso tempo in regia e già ci stanno passando una telefonata. Lei oh, è d'accordo, dottor Pinelli? Sono d'accordissimo. Va bene, allora, allora sentiamo: pronto? Oh, pronto? Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Eh, buonasera. Eh, sono una telespettatrice e volevo, volevo dare la mia testimonianza. Ma certo, lei come <ride> si chiama? Se mi ha permesso. Come si Dunque chiama? Mi chiamo Mariangela Croci. E da dove ci sta seguendo? E vi sto seguendo e vi ho seguito sempre, vi seguo sempre, dalla provincia di Milano. Allora Mariangela, dica pure liberamente. <ride> Dunque io ho conosciuto il dottor Pinelli attraverso Telecolor e la mia testimonianza è decisamente molto positiva. E sono, sono rimasta molto contenta anche perché non è da molto che io ho fatto un intervento. Il dottor Pinelli mi ha operato da diciamo recentemente. Ah. So, Quale <ride> so come... difetto. No, ecco, raccontaci, sì dai vari angela, dici sì, così. Ecco, che difetto visiva lei eh, Non so, è la co cosa è stata di una tale semplicità, di una tale eh, così, eh, indolore da tutti i punti di vista. È stato quasi piacevole, adesso non vorrei suonare eccessiva, non vorrei, <ride> ecco, io sono una persona che è entusiasta delle cose ed è stata una scoperta e questo grazie a voi. Comunque per farlo breve, io portavo gli occhiali fin da bambina, da molto piccola e, e poi la miopia andava sempre più mh, aggravandosi col tempo. Adesso e... ho fatto un intervento ma diciamo ormai ho 65 anni. Non pensavo più di poter togliere gli occhiali, ma neanche <ride> posso, posso, delle posso farti una domanda? Siccome anch'io sono un paziente operato, e, sì. e quindi siamo diciamo nella stessa barca adesso, perché io, ecco, mi è piaciuto quando hai detto quasi piacevole, perché anche per me è piacevole farlo. Quindi, evidentemente esiste un'energia positiva in quel momento e chiudiamola qui perché si, si, si sente. Ma eh, tu sei diversa a parte a, a, a livello visivo. A me piacerebbe che, che tu mi raccontassi, e te lo chiedo io, come, non i telespettatori, per me, sì. se è cambiato anche qualcos'altro oltre alla visione, cioè come ti senti? Allora, se, ecco. la visione, sì, la visione, io vorrei poter dire che la visione già è tutto, nel senso che la visione ti permette la libertà di fare le cose, ma um, a questa è legato molto di più, perché abbandonare gli occhiali è una grandissima liberazione. E questo è dal punto di vista dell'anima, dello spirito, delle sensazioni, di tutto. Questo è, non so come dire. Forse io sento che gli occhiali pongono veramente una barriera tra gli occhi e il mondo esterno. Che bella Quindi, definizione. Sì, grazie. Quindi, che bravo. Ti ringrazio. io sento questo. E, e da quando ho fatto gli occhiali? Perché veramente io non li voglio neanche più vedere, non, non ci sono più in giro a casa mia. <ride> è un'ossessione, anche perché io, appunto, alla mia età sono giustamente anche preside. Ah, ma ma quale età? Io non ho 65. 65, anche preside. No, 6 e 5. 6, 5. <ride> 5. La voce? Quindi era anche un po'. La, la voce è molto giovanile, quindi io non, era, non avevo capito bene se. 35 o 65, ma ehm... beh ma forse sono un po' emozionata perché non posso anche... non esserlo. Mariangela, non... lei quindi sì. era anche presbite un po'? O no, no, pare... ero presbite parecchio. Ah, caspita, quindi <ride> il mio sì. per presbite. Eh, beh, insomma, eh, diciamo che l'età eh, insomma l'età e adesso proprio niente occhiale. No, io, io vedo bene, io vedo bene da vicino, da lontano, guido, vado al cinema, vi guardo in televisione fantastico, bene bene senti, grazie mi fa piacere perché Beh, ma vorrei, posso dire un'altra cosa? prego ecco io vorrei, la cosa che mi preme è anche questa io vorrei rassicurare tutte le persone che come me hanno avuto qualche esitazione perché io se ho un rimpianto è che avrei voluto farlo almeno due anni prima questa, questa cosa vorrei rassicurarli perché l'intervento è del tutto indolore tu si vedono dei colori, si vedono cioè è più l'idea. Io guardando adesso le immagini che ho visto stasera, l'occhio mentre viene trattato ho detto ma è questo? No, non è questo. Perché a vederlo mi sembra come se fac facesse impressione, non lo so. <ride> cioè a noi sembrava già così soft l'immagine, lei dice che il viverlo è ancora meglio, cioè. Viverlo è niente. Viverlo è vedere dei colori bellissimi, chiarissimi come attraverso un calidoscopio e, 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 e basta, perché Bene. poi cioè non c'è poi praticamente dolore, neanche dopo c'è cioè un paio d'ore di riposo, perché il corpo comunque insomma, deve un attimino riassestarsi, vedere un po' cosa è successo. Sì, è proprio così, tra l'altro <ride> il messaggio dei fotoni è quello, arrivano dappertutto, lo dimostreremo che non si fermano lì e arriviamo… Anche nella parte centrale mm. del cervello, che è l'ipofisi, quindi qui ci leghiamo anche ad altri ricercatori geniali che passano da questa televisione. Mm, sì. io, ti, io ti ringrazio no, tanto. Io, io, L'ultimissima cosa, non mi sembra di aver risposto appieno a quello che eh, mi è stata fatta la domanda proprio dal dottor Finelli. Sì. Cioè, per me eh, togliere gli occhiali è un sentirsi, ma l'hanno fatto gli altri, non lo dico io, cioè io lo sento, ma è stato notato, me l'hanno detto, ci si sente più aperti più aperti alla vita, più positivi, ehm, più iniziative, cioè è come vedere un pochino il mondo con occhi nuovi, che è una grande filosofia, insomma, cioè... Non... <ride> Quindi Vabbè, è una bella è una sferzata conto. anche da un punto di vista psicologico proprio. E di, e è, diciamo, e, e di età cellulare. Perché eh, la parte questo, psicologica è, non sì, è l'unica cosa. Ma questa sarà davvero una grande sfida per il futuro: dimostrare no. che questa cosa Beh. funziona e, e no, inverte non, un po' no, l'orologio. No, non possiamo dimostrare che è solo psicologico, è, la, è quello che pensiamo, ma non è dimostrato. E do, no, dobbiamo dimostrare che è cellulare e lo dimostriamo, però ecco, adesso la parte solo di entusiasmo psicologico duraturo nel tempo non è, non è credibile. Perché l'entusiasmo che hai tu durerà per anni e una cosa psicologica <ride> sì. può essere passeggera. Ma sì. io, io lo Allora sento sento ci diamo appuntamento, Marianne. Eh, allora un sì. grande ringraziamento a tutti voi che Davvero. fate conoscere queste cose. Io vi seguo sempre fedelmente. E io tantissimo benvenuto. anche a dottor Pinelli, anzi, io vorrei dire un'ultima cosa, che lui. È un chirurgo, no? Tutti lo chiamano così. Per me è più che un chirurgo e non è un chirurgo, nel senso che non è un chirurgo perché non usa ferri, quindi la definizione comincia ad essere un po' strana. Ma è un chirurgo per me del, del nuovo mondo, della nuova era, del, del futuro. Così io almeno lo sento. Grazie, grazie. Angela. Prego, ciao. vi ringrazio che per bravo avermi permesso di esprimere tutto. Grazie, buonasera. Grazie. Appena riuscite, vorrei un'altra telefonata. E intanto quindi colgo l'occasione per ricordare i nostri telespettatori che la prossima puntata, la prossima trasmissione andrà in onda venerdì 23 dicembre. Quindi saremo a ridosso di, di Natale. Natale. Ma che bello! <ride> Facciamoci questo regalo oh, dai. Sì, bellissimo. No, no, ve lo ricordo poi. No, Ci saranno altre tappe di avvicinamento, manderemo sicuramente Sì, ma c'è un motivo dei... perché i 16 è... No, io non... no, c'è motivo. Io sono riservata no, per il natura, motivo, cioè, anche in se in non Graziana della dell'area del 16 devo andare negli Emirati, ve lo dico, ma non ecco, ah, trasferire alcune tecniche, poi torniamo a Lugano con una, uno stuolo di pazienti del, del, da Dubai che si fanno trattare da noi, però andiamo anche a insegnare ai medici, là, a diffondere i fotoni, la femtoasica extra. Ecco perché abbiamo pensato di chiedere a voi se era possibile 23. Personalmente io sono felice di fare 23 che sarà una... Un'atmosfera natalizia, vedo anche un pianoforte e chissà, mi viene voglia di, di uh, pensare a una cosa bella insieme perché c'è Natale. Torni, non tornerà rilassato nel senso che non saranno vacanze, ma torni ben carico. No, io sarò carico. Ecco, l'importante sì. è che non debba vestirmi da Babbo Natale, poi tutto il resto lo faccio volentieri. C'è la telefonata, bene. Okay. No, <ride> le concediamo l'abbronzatura, questa la sì, ben. pronto? Buonasera Anche a lei signora Buonasera eh, Buonasera, sono Anna e chiamo da Novara Benvenuta Anna da Novara Ci eh, racconti un po' il suo caso Il mio caso? Eh, io sono un caso un po' eh, più degli altri nel senso che eh, non solo ero miope e presbite ma anche astigmatica Quindi non mi sono fatta <ride> mancare nulla e ho conosciuto il dottor Pinelli tramite la vostra trasmissione, sono andata da lui a fare la prima visita, dico la verità, non ero molto speranzosa visto tutto quello che avevo nei miei occhi. e Invece sono stata operata il 25 di agosto, eh, io non amo le tante storie negli ospedali e, e l'ho detto anche al dottore sono un po' fifona e invece devo dire che è andato tutto benissimo e devo dire anche la preparazione e eh, il post operatorio perché io pensavo fosse anche più pesante a livello di colliri, di um, non poter sì. fare determinate cose, oh. di stare bloccata di avere qualche essere... limitazione in sostanza di eh, avere delle, delle limitazioni e invece devo dire che come la signora precedente anzi eh, non sono neanche riuscita a sentire tutta la canzone di James Brown sì, perché è stato talmente veloce che... allora <ride> sì, era bella quella canzone lo so, ascolta ma ce n'è una che io prediligo infatti eh, però io devo essere veloce perché l'occhio ci chiede questo. Posso farti una domanda? Eh, sì. Una delle cose che mi ha colpito tantissimo, mi ricordo e ti saluto caramente. Eh, il 25 agosto, la, eh, infatti, qui la signora la, 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 la nostra giornalista eh, che sta conducendo la trasmissione mi chiedeva: Ma non avete chiuso? Non avete chiuso? No, ecco. <ride> Nemmeno ad agosto. No, noi operiamo ad agosto perché il sole e l'estate è amica anche di questa chirurgia. Quindi ecco volevo dire. Ma è questa venti... è coerenza proprio. <ride> sì, vero? A operare ad agosto. Bene bene. Quindi non... anche lei non ha trovato strano che, eh, che si potesse operare i suoi occhi ad agosto, le, le è piaciuta la no, proposta? No, perché l'avevo sentito da voi in televisione. Ah, ecco, giusto, è vero, ha detto eh, che, che ci che, segue. Che avrebbe mh, operato lo stesso anche eh, in piena estate e, e quindi ho detto, mh, vabbè, lo faccio, così, più, ci vado, prima, mi Prima me la fa meglio è, eh, voglio dire, eh, ho più o meno l'età del dottor Pinelli, è una vita che porto gli occhiali, le lenti a contatto. Non so più quante paia ne ho per casa, cioè, li ho buttati via, come è una se... soddisfazione. Come ti senti dopo sei mesi, a parte la visione, ma a parte il fatto di agosto, ti dico una cosa, io adesso devo andare, come dicevo, a Dubai, ma guarda che là ci sono 28 gradi, quindi, in... o a Riyadh o a Jeddah, in certi posti si opera sempre come se fosse agosto da noi, quindi eh. siamo noi che pensiamo che agosto sì, si chiude, sì, sì, è... ce lo siamo messi in testa a noi. Sì, sono i nostri In realtà in certi sì. posti è sempre agosto. E si fa la, la chirurgia. Detto questo, come, come in certi posti al nord è sempre dicembre, eh, però ecco, quindi col sole non c'è un problema. Ma come stai, a parte la visione, come ti senti? Cioè dici qualche cosa di al di là della visione, perché mh, mi interessa questo. Ma stasera ah, sembra che il tema, scusi eh, se ho interrotto ehm. il vostro eh, dialogo. Sì. Ma sembrerebbe che il tema eh, messo sul tappeto dal dottor Pinelli sia questo. Se l'intervento, quindi poter togliere la schiavitù degli occhiali, ma soprattutto riacquistare una buona visione, perché non è la cosa negativa, è il positivo porta a un, a un sentirsi ringiovaniti, a un sentirsi meglio. Cioè, come ehm, il dottor Pinelli sostiene che c'è una risposta cellulare sì. forte. Lei l'ha avvertita, Anna? Eh, sì, ma anche perché, eh, io dico, per me è un lusso. È un lusso non, poter, non portare più gli occhiali. Fun. Sono meno visitata, mh, e Secondo, dato che io non eccello in niente, nel senso che faccio imprese incredibili, non ha, però la normalità per me è andare a sciare o farmi una buona nuotata e eh, riuscire a farlo senza occhiali, cioè invece che fare una cosa ne faccio due, invece che fare due discese ne faccio tre, invece eh. che eh. fare tre vasche ne faccio quattro. Mm, a chi non. Non si è mai sentito limitato. Queste cose possono sembrare scemate, invece sono delle gran soddisfazioni. Quindi è, è il gusto proprio di, della il vita gusto in di sostanza. È di dire che posso farlo anch'io senza gli occhiali. Il gusto è di dire: mh, sono anch'io come gli altri. No, Perché ah. comunque nella mia cerchia c'è molta gente che ci vede bene. E io ero sempre quella col nipotino che mi diceva: Ma dai, zia, ma non hai visto la pallina? Ecco, vedi per, vedi per sì, <ride> e loro per, sono sì, impietosi. Eh? I bambini, i, i, i bambini sono eh, sinceri, crudelmente sinceri, <ride> e quindi va bene. Però attenzione: fai due o tre discese, due o tre ruotate in più, quindi hai più energia, non hai di meno. Eh, certo, e eh, allora è questo. Vuol dire una. Spingo su questo argomento perché sarà poi il tema del mio libro. Che le cellule hanno risposto in una certa maniera a una correzione visiva e non è solo un effetto visivo. Ecco, su questo volevo farti la domanda. Certo. Perfetto. Certo. Benissimo. Eh, eh, Anna da, è sì. stata gentilissima a raccontarci no, la sua è, esperienza così privata, davvero. Vorrei dire l'ultima cosa: il dottore è un portatore di luce. Sì, adesso. ah, questa è. È una magnifica dedica, guardi, bellissima. Grazie. Me la segno eh, perché se avrà bisogno sul suo libro avrà già una definizione, un titolo. Perché eh, Luce intesa come io so che il dottore è eccezionale, tra l'altro bisognerebbe parlare di tantissimi argomenti perché ha tanto da insegnare, visto che ha una cultura infinita. Questo è vero, eh, questo eh, è vero. Eh Luce intesa proprio come la lux che era la vista per i latini. Sì. Perché è un portatore di luce, bellissimo. Grazie, Anna. Grazie, grazie davvero. A voi. Grazie. grazie, buonasera, dottore. Buonasera. Grazie, ciao. Grazie. Un abbraccio. Che carina che è stata, Molto. davvero! È emozionante. Si instaura davvero un bel legame con questi profondi tramite la luce. Sì, tramite la luce. Allora, bene, sento Carlotta in arrivo e percepisco i tacchi di Carlotta che stasera sono vertiginosi. E così avremo un po' l'andamento della serata. no Sono molto contenta perché ci avviciniamo alla fine dell'anno, ma so che l'anno prossimo, se, se lei avrà la compiacenza di, di venire ancora nei nostri studi, mh, avremo anche materia nuova, cioè avremo anche degli argomenti che daranno sì. molta speranza anche a chi oggi si sente un po' frustrato e parlo delle patologie soprattutto. quelle ecco perché quelle stavo spostando in avanti. Macula. La macula. Ci saranno novità anche per la cataratta. Assolutamente. Già la cataratta refrattiva è sì, un argomento. La realtà quando c'è una cataratta la, la molto facciamo. interessante. Però ecco, stavo spingendo in avanti l'argomento per poi. No, Esa. no, giusto, giustamente. Cioè, è inutile essere. se è prematuro parlarne. No, è. Però so... la speranza è di sapere che ci saranno delle buone notizie. Questo sì. La ricerca non si inferma mai. Siamo. Eh, così disperatamente ossessionati di noi ricercatori, che state tranquilli che noi ricerchiamo sempre. Non, certo. non, ecco. No, no, sempre qualcosa di migliorativo. Okay. Carlotta, bene, sì. Allora, tante telefonate, la più curiosa è il signor Augusto da Milano che il 2 settembre è stato operato dal dottor Pinelli ed era felicissimo davvero ha ah, chiamato dicendosi, dica il mio nome che si ricorderà Se sicuramente mi ricordo, Augusto, ecco. come stai? Stai bene? Lo so che stai bene Augusto da Milano sì. Eh? Sì. e poi purtroppo tante patologie, le, beh, le solite eh, glaucoma, macula eccetera Ma invece due signore che avevano dei problemi con delle cicatrici sì. E negli occhi volevano sapere se si può fare qualcosa. cicatrici sulla cornea. Sì, sulla cornea. Una sì. causata dalla dermatite, mi ha detto. Uh -huh. È curiosa. Sì, allora ah, sì, pensate sì. interessante eh, che... questa. E eh, hanno difetti visivi. Vogliono esatto. chiedere se possono togliere sì, gli occhi. Certamente. Bene, allora, con i fotoni noi riusciamo a, a, a lavorare su livelli eh, intrastromali nella cornea e quindi i fotoni possono essere direzionati oltre la cicatrice o nell'ambito di una cicatrice, portando addirittura eh, una specie di sterilizzazione in questo campo. Quindi non è la prima volta in cui noi operiamo gente che aveva una cicatrice da herpes di 20 anni prima e gli togliamo la miopia. È incredibile, è riescono a lavorare. Chiaramente se la cicatrice è forte e opaca, queste signori potrebbero vedere con l'occhiale, magari non 10 decimi, 8 con una miopia di 5. Beh, Togliamo la mia pd di 5, possono vedere 8 senza occhiali e comunque essere felici. La cicatrice, a meno che non sia devastante e non sia una cornea bianca, ma avrebbero già fatto altro, non è un problema. Quindi, intrastromalmente riusciamo con la luce e poi con questi fotoni laser addirittura mi scusi, ma fanno anche da eh, diciamo prevenzione, eh, capito? Quindi servono. Anche abbiamo avuto casi da Pseudomonas che è terribile. Sì. sì, è un gram negativo, terribile, o, o sì. herpes, spesso sono cicatrici, oppure un trauma, un taglio, ad esempio. Eh, pensate ecco. quanto possono essere frequenti anche piccoli incidenti. Gente, anche... Ma anche il, il semplice saldatore, uno fa la cicatrice, ecc. ecco, possiamo, sì. Naturalmente deve essere una cicatrice non devastante, perché se fosse cieca la signora non avrebbe detto ho oh, una cicatrice, ha detto sono cieca, quindi io, io presumo. Da, come ha parlato Carlotta che, che sono persone vedenti con sì, occhiali. Anche perché mi, mi sembravano molto giovani dalla, dalla voce, quindi okay. spero per molto non... interessante allora, mi fa piacere. Ecco, comunque anche queste persone poi sì. saranno ricontattate oh, e facciamo un, di, facciamo un esempio di cicatrice fisiologica. Una persona che ha fatto la cheratotomia radiale anni fa ha otto cicatrici nell'occhio. Una volta si faceva eh, così. No? Ecco, noi con la fentolasich extra togliamo quell'occhiale. Quindi sì. Che bello, questi sono argomenti che forse non abbiamo mai trovato. No, sarebbe toccato. bello dire uno, una chirurgia, una non chirurgia, dopo un'altra chirurgia. Ma è ritenuto esatto, interessante, sì. Sì, sì, interessante. Ma perché? Perché non usiamo strumenti chirurgici? è Molto semplice. Riusciamo ad andare dopo altri interventi, o per un taglio o per un taglio chirurgico, che comunque a volte sono più o meno la stessa cosa, andiamo più là. Io spero che tutta questa tecnologia e questo know-how sarà ehm, portato anche nell'ambito della veterinaria, perché io ho sì. dei poni vecchissimi con la cataratta, ho avuto sempre problemi. Ma questa cosa bello. mi fa pensare a un mio cavallo, un campione, che è già morto, bimbo deo Juvante, che ha sempre avuto uno strano problema o di allergia, aveva le, le, dei tagli sulla corna, aveva praticamente una situazione molto... Invalidando oltre che dolore. non ci conoscevamo ancora. No, stiamo parlando di molti molti anni fa. Ah, mi dispiace. No, no. Va bene, ho fatto questa stupida. Ho aperto questa parentesi sentimentale. Sei. però spero veramente anche che per gli animali si possa, ovviamente, a livelli magari minori. Però. Mm. Oh, sì, sì, sì. sì Sicuramente. Sicurano adesso certo. anche gli occhi dei, sì, dei sì. cani, vero? Sì, 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 sì. Pensate, mangiano come noi, eh? cioè mangiano male o mm. troppo e ammalano come noi, anche agli occhi. Ma eh, io sono interessatissimo a tutti, a tutto, quindi sicuramente perché no? Guardi cosa lasciano scritti i pazienti nel libro. Fanno anche il disegno. Ma che carino. Vedere il mondo con occhi diversi. Abbiamo un, quadre, un, un libro lì. questo È È bellissimo, dottor Pinelli. E lo staff. Dice, dottor Pinelli e lo staff. Ecco, lo staff, il gruppo importante. Beh sì, penso che lei abbia anche una buona squadra. Cioè, si, è, si è circondato da persone. Lavoriamo tanto e tanto intensamente. Anche in formazione, sì. Non abbiamo più telefonate. Oddio, ma non stavo guardando l'orario siamo ma andati per forza, oltre non facciamo la maratona stelle... fino a mezzanotte mio quindi. dio scusatemi tanto <ride> mi ero talmente lasciata prendere da questa cosa allora Carlotta se vuoi ricordare abbiamo avuto una piccola l'abbiamo già detto eh, variazione di data non più il 16 come sì, era già stato annunciato ma, ma in dicembre la puntata sarà il 23 conferma? Bello, sono, contenzi, lo confermo, sono felice la, per il 23 non la vigilia ma la l'antivigilia oh, una meraviglia grazie Staremo tutti insieme allora. Sì. Va benissimo. Ringrazio tanto anche il mio staff sì. che lavora sempre con grande attenzione e entusiasmo e il pubblico. Il pubblico è favoloso e naturalmente ringrazio tanto lei, dottor Pinelli, e le auguro tanto successo. Eh? Però e torni a casa, sono presto, grazie anche insieme. a Carlotta di tutti il suo Sì, sì. Grazie. Anche i centralini lavorano davvero con La, beh, ritmi grazie. serratissimi. Esatto. E Quelli che non vediamo e, e con che sono grande là. professionalità. Sì, esattamente. Sì. No, così tutti saranno soddisfatti, non ci sarà nessuno che si sentirà trascurato dopo le nostre trasmissioni. Grazie ancora, buonasera e arrivederci a quasi un mese. Eh? Esatto. Perfetto. Grazie. Sigla.